Ma quindi la domanda che mi sono posto all'inizio di queste live, avrò buttato 60 euro? No, sinceramente no, perché tutto sommato sono contento del titolo, non ho più voglia di giocarlo come prima, sinceramente, anche se vorrei completare il Pokédex, ma oggi siamo all'ultimo episodio, l'ultimo episodio, c'è molto da parlare. Di questo titolo sicuramente. Ovviamente ci meritiamo di più noi fan Pokémon, però insomma, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Oggi finiamo, si spera. E andiamo subito in game. Olè. Chissà perché veniamo da quest'altro mondo, cioè, speriamo che almeno qualche domanda, cioè, qualche domanda, qualche risposta alle mille domande che ci sono. Non è vero, non ci sono mille domande. Uno, non avevo ancora vista la schermata questa qui, con il cielo bellissimo a rombi esagoni. Cosa sono? Sono 3, 6, 7, ottagono, 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 esiste l'ottagono. Io l'ottagono no. Non l'avevo considerato. L'unica roba che ho fatto offline è cercare qualche unknown. Perché le fiammelle io non riesco a trovarle. Non riesco a trovarle, sinceramente. Infatti sono tornato nella landa ossidiana. Sì. Vediamo. C'era questo unknown che mi faceva molto ridere. Qui. C'era, vabbè, qua c'è Noesis. Era qui. Manca il fotomod in sto gioco. Strano. Strano non ci sia il fotomod. E ste fiammelle del cazzo io non riesco a trovarle. Assolutamente. Assolutamente. Del ferro mi serve. Ma io direi di andare direttamente. Sì. Nella zona. Chi mi ha preso di mira? Ah, uno Zubat, fanculo. Ma c'è lo Zubat? Non mi ricordo. Vabbè, facciamo così, eh. Ok. Adesso posso spostarmi. Perché tutto sommato mi dispiace perché il gioco mi piace anche, però poteva essere qualcosina di più, qualcosina di più. Allora, non posso fare rapporto? Ah sì, ho preso anche Blissey, ora che ci penso. Sono riuscito a prendere Blissey Alpha e forse qualcos'altro anche. Vediamo se. Non mi ricordo i Pokémon che ho preso. Solito check dell'audio. Sì, direi che lo sento sempre un po' troppo gracchiante. Devo imparare a stare un po' più lontano dal mic. Sì, eccolo qua. Blissey, al 62. Honchkrow non mi ricordo se l'ho preso in live. Forse no, anche con lui ho preso. Alpha. E altri. Sì, gli unknown, è vero. Ho preso questi tre unknown e basta. Non ne ho trovati altri. Selezione multipla. Andiamo a sistemarli subito. Eccoli qua. Ok.
Vediamo se c'è qualcosa che posso far evolvere, tipo Basculin. Cos'è? Allora. Sì, andiamo con sto team, dai. Ho deciso che Luxray lo voglio tenere in squadra, cioè l'unico shiny che ho beccato in tutta la mia vita, pure figo, merita di stare con me, dai. Volevo vedere una roba. Visto che volevo farlo nello scorso episodio, poi mi sono dimenticato di farlo. Dov'era il mio Luxray originale? Dove sei? Dove sei? Non ti vedo. Eccoti qua. Fino al 49 l'ho livellato. Porca troia. Devo dargli vicino. Ma che poi a me piace anche l'originale, sinceramente. È una femmina questa. Perché hanno la cresta è diversa? Ci sono delle. Oh, ho sbagliato. Ma cazzo, la cresta è diversa. Maschio e femmina. Ah. Beh, che bellezza. Che bellezza. Allora, vorrei fare un po' di shiny hunting in live, però noto che cioè, non è un gioco che attira molto. Cioè, alla fine, Pokémon uno se lo gioca per i cazzi suoi, oppure va a vedere Sidonia o Dario, che cazzo ne so. Quindi lo finisco, finisco la storia, così inizio a giocare un po' per i fatti miei. E da lunedì, anche se non, anche lui non mi aiuterà molto a ricrescere su Twitch, riporterò Pokémon Diamante, perché intendo finirlo, visto che l'ho iniziato, e poi inizierò a scegliere meglio i titoli. Sicuramente un titolo come Monster Hunter mi aveva portato molto più utenza prima, perché la gente cercava le persone con cui giocare online. E andavo su Twitch a cercarsi le persone. Quello mi ha dato un bel boost all'inizio. Però c'è sti cazzi, alla fine io lo faccio così per divertimento, alla fine. Dove devo. I laghi, dove cazzo sono? Ah, uno è questo. Questo non penso ci sia. No, c'era un laghetto ora che ci penso. Mi ricordo, non mi ricordo bene. Beh, nel dubbio vado in tutte le. Cos'è quella roba? Devo andare. Laggiù il lago, ma forse era meglio teletrasportarsi qui, campo da diamante. Però io volevo fare un'ultima cosa prima di andare in missions. Ovvero, vediamo quanta roba ho. Poche Ultra Ball. Prendiamone un pochettino. 9.000 pesa. Andiamo al campo diamante. Campo diamante che tra l'altro non ho visitato. Qui ci sarà sicuramente della lore molto importante che sono degli Psyduck che dormono. Ah, sono quelli col mal di testa. Che pirla. Chi è che vera? Ma è quello di Pokémon Y? XY? Oddio, anche lui me lo ricordo in effetti. Io ho detto scherzando che c'era della lore. Lo sapevi che Team Galassia ha usato la forza per placare il fuori di Cleavor? C'è forse della lore, davvero? Della lore? Oddio, si compenetra nella pietra. Ma dai. Cioè, riesco a volare su
sui ponti, ma le pietre riesco a compenetrarmi. Che cazzata, dai. Aspetta, esploriamo un attimo prima di continuare. Rhyorn. Maru ha sempre detto che il Team Galaxy rappresenta il futuro. Quella ragazza ha fiuto per queste cose. Noi il Team Perra non facciamo altro che battibeccare su qualsiasi vero Musinno. Eppure crediamo tutti in lui, non ha senso. Sì, un po' come Team Magma e Team Hydro, praticamente. Cosa sta facendo questo Rhyorn? Che lui venera. Sono due figure importanti, del... per loro. Interessante. Anzi, facciamo così. Ah, tanto ci sarà anche nelle altre case. Vediamo, vediamo cosa c'è qua. Futura. Oi, boh, si è aperto uno squarcio nel cielo. Speriamo che non sia un presagio di disgrazia. Qualcuno che ne parla. Era ora. Facciamo uno screenshot che poi... se entra qualche esperto, glielo chiedo. Solo grazie a Sommosino, se il tempo scorre come si deve. Facciamo vedere il dettaglio. Dio, lui me lo ricordo, l'ho già visto. Lui, ma lui mi sembra davvero quello di XY, però non vorrei dire una cazzata. Comunque è vero che c'è il fotomod, cioè... per un fotomod più elaborato, cioè in avventura qua così, che io premo i tasti. Ah già, è vero, mi ero dimenticato che con l'R3, diciamo, va via... si pulisce la visuale, è carina questa cosa, però... non è che c'è... da vedere tanto bello, di bello alla fine. Domenica, come le Pokéball? Mi viene un'altra marella solo il pensiero di catturare un Pokéball. Trovo normalissimo che i giovani abbiano un vivo interesse per i misteri della vita. È indubbiamente un argomento vario e stimolante. Liki Liki. Liki Liki Rosario. Ok, ho visto tutto. Sì. Dove devo andare? Mamma mia, c'ho già sonno, ma che è? Devo andare di là. Cosa sono qua? Ah no, sono... devo andare lassù. Lassù. Aspetto. Ma ciao. Ma ciao, lettera A. Ma ciao. Come cazzo ce la faccio a pigliarlo? E vabbè. Buono, 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 buono. Sì, è questo il lago. Per forza. Per forza. Ah, tra l'altro guardavo nel Pokédex che non ho catturato Whiskas. Pensavo di sì. Tra l'altro l'acqua è davvero verde. Non capisco come mai. Non c'ha senso sta cosa. Oh. Vuoi che ti parli del lago Valore? Sinara che si forma a causa di attività vulcaniche, in modo simile al lago Verità. Ma vi è un'altra teoria che sostiene che la sua conca ebbe origine da uno scontro fra Pokémon. Ok, stessa dinamica. Cioè, le tre grotte sono praticamente... uguali. Combattimento contro un Pokémon di Sui, Alpha. E bom. E poi altro testo stupido. Va bene. Chi c'è adesso? Strano ambiente. Cosa ci fanno delle colonne?
Overkill Alpha. Azz, potevano metterlo in una pozza d'acqua almeno. Che cazzo. Chissà se posso catturarlo. 58. Ah, madonna. Che brutta pozza. Ciao, tripla. Sì, molto. Ma, cioè, perché farlo così che vola? Mettimelo in acqua. Non c'ha senso sta roba, oh. Proprio brutta. Brutta in culo. Spero di non ammazzarlo. Super efficace. Non ti prego. Geoforza non dovrebbe shottarlo. Non dovrebbe shottarlo. Vabbè, pazienza, pazienza. È stato molto veloce questo scontro. Va bene. Va bene. Garch è un po' sgravatissimo, però vabbè. Olè, altro test. Lui è quello che mi piace di più tra i tre. Carino. Però di norma sono Pokémon che non mi piacciono proprio loro. Mostrami la tua volontà incrollabile. Colpiscimi con delle sfere zen. Anco? No. Davvero? Quindi non c'è il. Ah, ok. Sono tutte diverse allora le prove. Però non va. Come cazzo lo colpisco? Dov'è? È una finta. Sento la voce che rimbomba nella testa. Si fa la stealth, ma era scriptatissimo. Allora, hai forse intenzione di lasciar perdere? Continuiamo. Faccio stealth. Anche se non c'è niente in cui posso nascondermi. No, dai, è scriptata sta roba, dai. Sì, dai, è possibile. Cioè. Sì, vedi? Sì. Faresti meglio lasciar perdere, preferisci continuare nonostante tutto? Continuiamo. Niente, vedi, siamo avvicino. Così da lontano? È scriptato, dai. Sì. Devo arrendermi per forza. Mo' lo faccio incazzare. Continuiamo. Sì, è descriptato. Ento, pubblicità del Mulino Bianco, una coincidenza, io non credo. Che pubblicità del Mulino Bianco c'era? A mod. Ah, vedi, era tutto scriptato. Scriptatissimo. Zanna di Azelf. Ok. Era tutto qui? Che facciccia, facciccia, ci manca ancora un lago. Che facciccia. Dai, davvero, potevano impegnarsi a mettere una cazzo. Boh, mangiavo le fette biscottate, però si vedono le macine. Ah. Ti spiano. Ti spiano, visto che parliamo di macine. Che buone le macine. Stamattina proprio me le sono godute tanto. Nel latte, buone, buone. Ok, è andato tutto bene? Sì, domanda spontanea. Sì, infatti cosa servono queste prove? Ho venuta voglia di latte e macina adesso, cazzo. So che farò cena così adesso. Dopo mangio il latte con le macine.
Sì, dai, va bene. Sì, cioè, cose che non sappiamo, vai, i laghi. Al disegno di ritorno, sì, andiamo, andiamo. Dai, ricevuto, vorrei giusto sentire cosa da dire. Andiamo così, Cenoesis. Certo che lo mangiate davvero, subito. È la prima cosa che ho fatto. Torniamo da Lady Dimitrescu, vediamo che ci dice. Una zaina di Azelf emana un vago calore. Mi chiedo se altri abbiano mai portato a termine le tre prove dei laghi. No, perché a quanto pare siamo gli unici allenatori in tutto il gioco che hanno catturato più di tre Pokémon, quindi. Ok, sì, inizia a farsi tesa. Cosa te lo fa pensare? Presa stata avvistata l'ombra di un Pokémon oltre lo squarcio. Attenzione, contro Arceus. 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 Ok, vabbè, Mercantile, quella sì, dai, va bene. Zame, lasciarti intimorire dell'enorme vastità delle terre di Sui. Il nostro obiettivo è uno solo, andare all'ultimo lago. Andiamo, all'ultimo lago, dai. Sì. Dai. Ma poi devo andare alle rovine brumose, che non so dove sono. Dove cazzo sono le rovine brumose? Non lo so. L'ultimo lago poi. Qual è? Quindi questo non è un lago. Questo oltremare, quello il laghetto che c'è. Questo. Grotta ritorno. Io pensavo fosse questo l'ultimo lago. A quanto pare no. Devo andare qua. Lago Arguzia. Andiamo qua. Ah, no, devo prima fare così. Sì, mi porti? Grazie, Perula. Andiamo, base delle nevi, dai. Potevamo almeno cambiare la schermata di caricamento e mettere questo bellissimo cielo. Mazza, che vergogna, che vergogna. Volevano creare atmosfera, ma è terribile. Dai, Bravery. Bravery. Ah, che carino, ma c'è il disegnino con Avalug. Che bello. Che brutto sto orizzonte. Allora andiamo, devo andare laggiù. Che brutti ricordi Avalug comunque. La live di ieri è stata terribile. Davvero terribile. Sai che faccio prima. Ciao Gligar. Faccio prima con Sneasler, forse. Da qua. Lui è davvero stata una sorpresa, bellissimo. Ce l'ho. No, ce l'ho. Ah no, è Alfa! Cristo è Alfa! Lo voglio. Sì, ultimo episodio. L'ho finito. No, si è liberato. Cioè, credo di averlo finito, non lo so, eh. Ops, m'ha visto. Cioè, sicuramente lo ci giocherò ancora per i cazzi miei, eh. In live però non intendo più portarlo perché. Non va bene per le live come gioco. Cioè, questo è il classico gioco che si gioca allo streamer di turno, come ti dicevo, e ci fa una 12 ore di fila. E boom, e tutti si guardano quello. Non ho ancora fatto evolvere Rufflet, tra l'altro. Scusa. Aspetta. No, pensavo fosse shiny. Ok, no. Ho visto un colore diverso. Mi sembrava shiny. Mio Dio. Dai, fammi andare qua, va. Anche perché è figo. Bravery shiny, l'ho già visto. Ok, l'acqua marina. Sì, va bene.
Mi fa entrare Uxie. Uxidussi. Uxie è quello rosa, mi pare. Anche lui forse mi piace come colori. Perché è rosa azzurro. Forse. Oh, wow, una cosa che non è mai successa in tutto il gioco. Ancora che si stupisce Perula. Dai. Sì, mi chiedo quale Pokémon. Dai. Andiamo. Andiamo. Caro Gelida, un pessimo presentimento. Shit. Mio. Lui mi... No, lui lo devo catturare. Lo devo catturare. Mazza, che bello. Che bello. Quanto cazzo è bello. Mamma mia. No, eh no. Devo catturarlo. Cazzo, non ho salvato, coglione. Mo non devo shottarlo. Devo stare attento. Poi il 58 pure. Livore. Mosse. Allora. Pure da ammazzarlo però. Facciamo un dragartigli rapido. Che non dovrebbe fargli tanto. Mica tanto. Cazzo. E chi mando, mo? Andiamo Luxray. Speriamo. Anche perché Alfa, cazzo, lo voglio. Congiura. Fammelo vedere da vicino bene. Ma è bellissimo. È molto più bello in game. Aspetta, hanno fatto un ottimo lavoro con Zoroark. Allora, quella è la mossa più merdosa che ho. Attacco rapido, rapido. Non dovrebbe togliere. Non ha effetto su Zoroark, Spettro, è vero. Bastardo. Come assiderato. Oh, shit. Sa che non ce la faccio a indebolirlo abbastanza. Ho qualche mossa che fa poco effetto. Nessun effetto, effetto normale. Oh, shit. Ho tutti i Pokémon troppo forti. Scagliagelo, super efficace. Sa che lo ammazzo. Provo Infernape, ma secondo me lo ammazzo. Proviamo un lanciafiamme rapido. Non ammazzarlo però, non ammazzarlo. Oh, buono, 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 sì. Entra bastardo, ti voglio in squadra. Yes, buono, 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 buono. Mi dispiace non aver preso Overquill a sto punto. Ok. Cosa ci aspetta adesso? Uxie? Stesso pattern. Tutto riciclato. Oh! Ah no, lui no, non mi piace. Non mi piace. Posso catturarlo? No, direi di no. Avvicinati, desidero saggiare il tuo sapere. Saggiare. Combi, Zubat, Unown, Magneton, Dusclops. Dimmi nell'ordine il numero dei loro occhi. Ok. Allora, Combi non mi ricordo. Combi non mi ricordo proprio.
Zubat non ne ha. Unknown ne ha uno. Magneton ne ha tre. E Dusclops ne ha uno. Chi cazzo si ricorda Combi? Quanti occhi ha? Ne avrà tre, due. Combi, Zubat, Unknown, Magneton e Dusclops. Minchia, non mi ricordo com'è Dusclops. Combi. Combi. Come è fatto? Cioè, è l'ape. Quanti occhi ha? Ah, ne ha sei. Ah già, sono tre facce, Combi. Sola risposta. Oddio, era Combi. Zubat. Combi, Zubat. Combi, Zubat. Ma poi perché i numeri? Combi, Zubat. Magneton. L'ultima era Dusclops. Uno. No, ne manca uno. Aspetta, non mi ricordo. Non mi ricordo già più. Aspetta. Non mi ricordo. Ho già rimosso. Ah, non ho dimenticato, quindi allora 6 0 1 3 1 6 0 1 3 1 6 0 1 3 1 6 0 1 3 1 Mamma mia. Le cose per i bimbi proprio. Uxì. Tutto qui? Tutto qui, davvero? Era una strunzata, però. Artiglio di Uxì. Vai. Cosa succede? Oh, incredibile! Abbiamo superato tutte e tre le prove dei laghi. Ben fatto. Vai. Possiamo andare avanti. Finirà questa tortura e soprattutto questo lungo tunnel fastidioso. Ok, abbiamo portato a termine le prove. Ok, va bene, rovine brumose, dove cazzo sono? Mi ha voluto sapere cosa ci aspetta, ma sempre ci ha fatto esplorare le rovine, mi riempie di entusiasmo, su via in marcia, ma quindi c'è un dungeon finale? Ah, erano qua. Le rovine brumose. Nei tempi memorabili nei racconti della nebbia, nascondi i confini, rendi più vaghi, più incerti. Il nostro compito è far sì che il mondo degli umani si intrecci con quello dei Pokémon e con quello delle leggende, allora questo è certamente il luogo ideale. Amore mio, ciao Lisi. T'ho scritto apposta perché volevo farti dare una roba prima di andare avanti. Ci ho detto, ho fatto le tre prove. Stronzato, ho catturato Zoroark di Sui, bellissimo. Ok, mi sfugge cosa fare. Oh, eccomi qui. Chi è che arriva? Ah, Noesis. Come facevi a sapere che avevamo ottenuto tutti e tre i doni dei Pokémon? Ci ho osservati dal cielo. Vuoi vedere? Lei è la cattiva. È la Lady Dimitrescu. Ok, ha ricevuto l'aiuto da un Pokémon davvero speciale. Un Pokémon in grado di volare ovunque nella Terra di Sui per caso? Non ho memoria né idea. Si tratta di uno strumento straordinario in grado di tenere insieme il mondo. Dubito che possa essere forgiato da esseri umani come noi. Ma allora che possiamo fare? Setacciare Isui in lungo e in largo in cerca di qualche indizio? Oh, eccoli! Ma che se li posso catturare o no? Cioè, penso di sì, dai.
Non so neanche che leggendari ci sono in sto titolo da catturare. Eccola, la catena che ti vendono i bangla. E vai. I bangla. Volevo dire i Vukumpra, però ho detto i bangla, però vabbè. Ok. La rosso catena. Ce l'ha anche mia nonna. Devo prenderla a lei. Ok, è stato ora di adempiuto. Mi sento leggera come se mi fosse appena liberata di un peso che gravava sulle mie spalle. Zami, i miei complimenti, un'altra impresa è riuscita brillantemente. Ma ahimè, sembra che le cose stiano comunque volgendo al peggio. Ma in che senso? Ancora? Cosa ha saputo di nuovo? I miei colleghi della ditta Jingdo mi hanno riferito una notizia. Pare che il capo del Team Galassia si sia stancato di attendere l'esito delle ricerche e abbia deciso di salire sul Monte Corona. Attenzione, sul Monte Corona? Ma che gli passa per te? Se hai intenzione di studiare lo squarcio di in prima persona? Andiamo nello squarcio? Presumo che non sia a conoscenza del fatto che Zama ormai ha ricevuto la catena rossa. Giusto, Sora non è al corrente della catena rossa. Dobbiamo dirgli che questo strumento è contenuto tutto ciò che Zama è riuscita a fare. Pazzo in culo, sì. Sora è impazzito. Ah, ritorniamo al villaggio. Ah, ma allora si ritorna al villaggio. Oh, Luha! Il ritorno di Luha! Che? Eh? Cioè, lui era rimasto lì ad aspettarci. Tutto triste. Ma tu sei Zame! Sul momento non ti avevo riconosciuta. Sei ancora viva. No, non avevo dubbi che te la saresti cavata. Aspetta qui un secondo. Vado subito a riinformare il caposquadra e il prof. Ah, Lizzy, volevo farti vedere. L'ho screenato apposta. Che sono andato negli accampamenti del Team Diamante e ho trovato queste foto. Cioè, ma lui, io me lo ricordo. Ma lui è quello di XY. Cioè, il primo mi ricorda tipo un cattivo del Team Hydro, possibile. Non vorrei dire una cazzata, no? Quella destra, quindi lui. Ok, quindi lui è, non è quello di XY. Però questo mi sembra di sì. È il capo del team Hydro. No, del team Magma. Volevo dire, sbagliato. Mi ricorda molto lui. Pensaci. Pensaci. Ah, esatto, infatti sì, non è... ho sbagliato team, perché sì, quello del team Hydro è quello con la bandana. È il suo antenato. Questo invece, boh, ho subito pensato al cattivo di XY, però no, non credo. Non credo. L'altro? Come sei criptico? Non lo so, però... Cioè, è figa sta cosa che ci sono gli antenati. Giamme! Prof, capisco che fosse preoccupato per Zame, ma non è il caso di piangere. Gli adulti non piangono, mi è semplicemente finito qualcosa in un occhio. Ah, è di bianco e nero il campione. Ok, allora non lo so. Non lo so, non ho mai finito bianco e nero. Beh, sì, mi è semplicemente finito qualcosa in un occhio. Quello con Volcarona. Beh, non... Poi io spero ormai nel remake di bianco e nero a questo punto. Me lo so male. Me lo dicono tutti che bianco e nero è fantastico. L'avevo iniziato quando mi avevano regalato il 3DS. Mi ero preso bianco e nero. No, nero 2 mi sono preso. E poi una settimana dopo è uscito X. Ho giocato X a un macello. E poi quando ho ripreso in mano nero 2 mi sembrava troppo troppo lento. E non riuscivo più a giocarci. Ho detto vabbè. Un giorno forse lo giocherò in altri modi, ma non l'ho mai fatto perché mi piace giocare su console a me alla fine, cioè in altri lidi non mi piace stare alla fine. Ci siamo capiti, insomma. Oltretutto non è di forse tu Luca che non riuscivi a dormire per la troppa apprensione? Doveva rimanere fra noi. Zame, non dargli letta. A proposito, che fine ha fatto la caposquadra? Pensavo che sarebbe venuta con lei, prof. Ah, giusto, ultimamente è sommersa di lavoro. Da quando il direttore Sorwen è partito, lei non trova un attimo di respiro.
Tanto è sicuramente sempre lì sulla scrivania ferma. È il direttore? È il direttore? Ok. Sì, vabbè, vuoi entrare nel buco? Si fa dark la storia. Andiamo in ufficio. Andiamo scritto sul da farsi. Ok. Vediamo. Tra l'altro, Selina, palesemente anche lei è antenata di Cyrus. È sempre il Team Galassia alla fine. Stessi capelli. Ti ho ordinato di sopravvivere, così è fatto. Tutto merito di Perula, diamo i meriti anche a lei. Forse ho spifferato, non dovevo farlo. Infatti. È Cyrus. Tornando a noi, dovrei chiedertelo. Se ritorno al villaggio, presumo che tu sia in entrata in possesso di informazioni utili. Ho la catena rossa, baby. Spiegati meglio. Sì, anche la stessa espressione, incazzuta. Rifiuta Selina ciò che sia sulla catena rossa. Ah, sì. Hanno tolto le linee di dialogo così. Va bene, va bene. Dottore Sauron nel viaggio. Cioè, hanno riempito il gioco di un macello di discorsi stupidi per allungare il brodo, e qui invece. Così. Oggetto importante. Va bene. Va bene. Ok, la sì. Una saga riconducibile a un Pokémon. Sì, infatti, qua se il giocatore parla. Dottore è partito alla volta del Monte Corona, scortato dalla squadra di vigilanza. Una volta lì raggiungeranno il tempio. Mi viene da ruttare. Sulla cima pronti a fronteggiare possibili minacce. Va bene. Devo ruttare davvero. Per quanto il capo sia forte e capace, farebbe meglio a chiedere aiuto a Zame. Infatti. Quindi, a sto punto io pensavo fosse lei la cattiva. Poi per un attimo ho pensato che fosse il biondo. E mo a sto punto Sauron è il cattivo. Zame ti reintegra una squadra di ricerca. Grazie. Ti ordino di raggiungere il Monte Corona, usare la catena rossa e porre fine a questa calamità. Dai, si va sul Monte Corona. Poi, vabbè, oggi Lizzie finisco il gioco, ma poi lunedì si ritorna su Diamante. Così almeno me lo gioco, almeno posso dire che mi manca solo bianco e nero. Secondo me non c'è un vero cattivo. Sì, alla fine lui va. Sì, però magari ti sfida, che cazzo ne so. Magari impazzisce. Si mischia con Arceus e diventa. No, non è vero. Diventa un super cattivo. Dai, va bene. Che cazzo vuole Luca? Viene. Hambrung? Sì? Non mi oppongo. Dai, dai, dai. Va bene. Ma posso accettare. Ah, adesso posso accettare le missioni. Queste le. Dopo le faccio. Dopo le faccio. Tra l'altro, leggevo in una pagina di meme che. Vieni a giocare con Drifloon. Sta missione è abbastanza creepy perché è un easter egg abbastanza interessante, ovvero che Drifloon parla questa missione che devi salvare un bambino dai Drifloon. Ma Drifloon è un Pokémon spettro che proprio attira i bambini e quando un bambino prende un Drifloon se lo porta via. Quindi è abbastanza dettaglio creepy, ci sta, ci sta. Poi non ho approfondito molto. Poi vedo, sì, dopo la vedo. Perché c'è un Lucario? Qua c'è Lucario. Chi sei te? Albisio, tu sei? Questo è un altro antenato di qualcuno sicuro. Ma magari è NPC normalissimo. No, già che mi dici ma no. Lucario. Rio. Sembra che Lucario abbia avvertito l'aura molto forte che emani. Se vuoi lottare con noi, vieni all'area allenamento. Pensa a te, mio fratello. Non so. Oddio. Forse nell'anime l'ho visto. Possibile. Un figo. C'era nell'anime lui? Ok,
Perché sti capelli blu, non me lo ricordo. Fai vedere nell'allenamento. Mi pare che ci sia anche lì, forse. Dove sei? È sparito. No, non c'è più nessuno. Posso entrare qua dentro? No. Ah, eccolo. Eccolo. Vediamolo. Oddio, hai caratteri troppo simili a tanti personaggi, della serie anime. In pratica ti dà l'uovo di Riolu, ma pensa te! Che coincidenza! Allora no, l'ho vi visto nell'anime per forza. Quelle poche puntate che ho visto. Beh, è bella come cheat questa, dai, ci sta. Ci sta abbastanza. Puoi mettergli un Lucario, per carità. Prima di andare in missions, ho abbastanza oggetti. Vediamo. Prima di andare da Perula. Tu sei una stronza, è quella che mi ha insultato quando sono uscito dal villaggio. Ho abbastanza oggetti, direi proprio di no. Devo un attimo rifocillarmi di roba. Andiamo a prendere. Tanto è inquietantissima la musica adesso è diventata. Porca troia. Ma mi ha parlato in modo diverso? No. Forse sì, però. Allora, io. Minchia quanto costano, porca troia. Apriamo 4 revitalizzanti. E mi crafto un po' di roba piuttosto. Lui cosa ci dice diverso? No, non sono cambiate le linee di dialogo. È molto zeldiana questa musica, comunque. Anche sotto questo punto di vista. Ah, cazzo, potevo craftarmeli invece di comprarli. Quanti. Vabbè, ormai. Vai, ne creo altri 5, già che ci sono. E mi crafto 30. No, un po' troppo. Mi crafto una decina di pozioni che poi le rendo. Super pozioni. Sì. Sì, direi a sto punto di sì. Va bene. Sì, dai. Così almeno. Sì, dai, bene. Ok, quindi questo sarà il team finale a sto punto. Non so se portarmi Luxray, però lo voglio livellare. Perché ci tengo al mio baby. Ci tengo molto. Gran botta di culo. Questo cosa ci dice? Ah, devo fare la missione dell'Octillery. Cazzo, è vero. Bene. Cazzo, non ho mai salvato. Dovrei farlo. Zoom, hai trovato il direttore? È al Monte Corona. Come si va? Prima ha cacciato Zombie dal team e adesso si mette ad agire testa sua. Ha bisogno di una tirata d'orecchi. Io sono l'agente del team Perla, fedele al sommo sinno. Non, perché l'ho scacciato avanti? Beh, non c'è luogo di Isui dove io non possa andare. Ci penso io a fermare il direttore Sorwan. No, col cazzo. Andiamo a fermarlo noi, a fargli il culo. Oddio, la bambina creepy. Ah no. Sei stata cacciata dal villaggio eppure continua a darti da fare per noi. No, non la bambina creepy. Vero, non l'ho più incontrata quella. Proprio così, è solo per il bene del villaggio che Zame si è procurata la catena rossa. Concordo. La squadra di ricerca si è sempre prodigata per il bene del villaggio. E per migliorare i nostri rapporti con i Pokémon. Grazie a te, tieni tante. Tieni tante, tieni per te. Grazie tante, tieni per te. Vabbè, ho fatto un mashup. Dovrei mettermi gli occhiali, in effetti, però non so dove sono e fanculo. Vabbè, brava, revitalizzante Max mi serviva. Ho fatto bene a non comprarlo. Ho 3 ordini per te. In che senso? Va alla base alla vetta della vetta e dirigiti al tempio di Sinnoh. Usa la catena rossa e poi una fine a questa calamità. Torna dalla missione sana e salva. Di nuovo. Ci tiene a noi, Selina, comunque.
Beh, Monte Corona. Da qui si va. Ho capito. Ho sentito le buone nuove. Sei stata remessa nel Team Galassia, così? Ho capito, ecco perché c'era quella zona innevata con i Magnabuzz e gli Electrobuzz. Che non si poteva andare avanti. Ti porgo le mie congratulazioni, ti calcolo una pozione Max per celebrare. Grazie. Ha giunto un grande momento, vedrai, si risolverà tutto. Guadagnati. Sì, va bene, va bene. Dammi una permessa, sono diretti verso la vetta. Va bene. Pregherò per il tuo successo, mia cara Zame. Grazie. Come pensai, desideri perdere una cliente affezionata. Non l'ho mai comprato da te comunque, però va bene. Va prima di noi? Un po' sus? Un po' sus? Chi è questo? Ah, meglio. Sembra che la faccenda si sia fatta seria. Ma non temere, meglio è con te. Godrai del tifo migliore che si possa desiderare. Non mi dai il bracciale? No, non è. Pensavo fosse un bracciale Z. Ormai guardo sempre questi dettagli. Ok, vedi? Infatti. Ora posso andare. Quindi adesso ci sarà finalmente un dungeon dopo 1000 ore di gioco? Non credo proprio. Cazzo, io però Electabuzz lo devo catturare. Prima di andare, però, prima di andare, cazzo di Luxray, devo fare una cosa che non ho fatto, ovvero fare rapporto. Ok, ecco tu. È vero. È vero. Zoroark, volevo vederlo un attimo. Catturato Blissey Alpha e Honchkrow Alpha. Va bene, sono salito di livello. Ok. Ah, adesso ho completato la pagina di Seedway. Ma come faccio a completare il Pokédex? Cioè, io voglio. Devo per forza scambiare i Pokémon, quindi. Per ottenere. Come faccio a ottenere Cyndaquil? O si trovano selvatici o me li regala lui. Sicuro. A sto punto. Fammi vedere Zoroark, tipo subitissimo. Intanto togliamo. Togliamo sto unknown, lo mettiamo qua. Vabbè, ne ho già un bel po', di. Dove cazzo è? Eccolo qua. Questo è il vero mio padre totale. Spettacolare. Ma i coglioni quanto è alto. Ma poi è. È tipo anoressico. È di. Mamma, guarda il busto. È spettacolare. Questo non l'ho visto shiny. Sicuramente shiny sarà molto bello. Mazza, è troppo bello. Mi piace un botto. Lo vorrei tanto tenere in squadra. Piacerebbe tenerlo in squadra, sinceramente. Però non so. Non so. Che tipo è? Intanto, vediamo che tipo è perché. È normale. Ah, è normale! Normale spettro. Non lo sapevo. Non lo sapevo. Non so che fare. No, prendo. Ci sta avere un Pokémon di tipo tuono in squadra anche. Poi ho. È shiny, porca troia. È shiny. No, non può. Non lo so. Vorrei togliere Empoleon. Piuttosto. No, non lo so. Non lo so. Ho Infernape. Però mi serve un Pokémon tipo fuoco. Oddio. Togliamo Froslass. Anche se al 72. No, lo tengo. Per il finale lo tengo. Pazienza, lo tengo. E vabbè. Let's go, let's go. A questo punto io farei.
La piccola scorciatoia per evitare quel Luxray incazzatissimo. E magari cerco anche di pigliare Electabuzz. Gligar. No, mi ha visto. Che poi lì, lì c'è anche Magnabuzz. Porca troia. Ma che intenzione ha quel Gligar? Cazzo, Magnabuzz lo voglio. Come posso prenderlo? Però non c'è erba, non c'è nulla. Devo andarci molto piano. Ma io un tentativo lo farei, eh. Comunque. Vabbè, non ti allontanare, stronzo. No, c'è quell'Electabuzz che mi ha visto. Vai. Proviamo. Scappo. Niente. Ci ho provato. Ci ho provato. Poi riproverò per i cazzi miei. Adesso ti sei tolto, stronzo. Questa è la porta di roccia. Ordine di non far passare nessuno. Per essere sinceri, mi chiedo se abbia ancora senso. Magari vedi di capirlo tu. Va bene. Ora è un dungeon infinito e la live durerà 4 ore. E invece no, è un corridoio. È un corridoio. È un corridoio. Manco il finale. Manco il finale, porca troia. È un corridoio di merda. È un corridoio del cazzo. Che cazzo è? NPC no, no. Che? Tu, chi si rivede? Vedo che non hai ancora tirato le cuoia. Ma co cosa? Mi spiace, ma ho dovuto chiudere i battenti per il momento. Purtroppo le maci di. Ma le patate li posso preparare solo per i miei sogni. Cosa? Questo run se n'è andato, affidando la gestione delle provviste a un povero vecchio come me. Cioè, il vecchietto è il cattivo. Di cui si rende conto di quanti anni ho. Bah, visto che ormai ci sono, mi toccherà di togliere di mezzo. Te l'avevo detto che sembrava travestito. In effetti quei baffetti, anche il look è un po' strano. Cioè, di buon po'. Cosa? Sono il braccio destro di Sorwan. E se gli ordini sono sbarazzarsi di chiunque non sta in riga, io eseguo. E poi la mia età, voglio stare tranquillo, è ora di finirla con tutti questi guai. Voglio vivere in pace e tranquillità su questa terra, una buona volta. Sai cos'è questa? No, una palla orba. E ora vi faccio vedere come si usa. Kakashi! Ma che cazzo, cioè davvero? Davvero? Ma poi era un NPC normalissimo, sembrava. Si ripensa a quando ho sentito che è riuscito a placare tutti quei Pokémon in collera. Il sangue ha iniziato a ribollirmi nelle vene e il cuore a battere come un tamburo di guerra. Finalmente dopo anni ecco qualcuno contro cui rispolverare le mie tecniche ninja arrugginite. Dio santo, ora tira fuori Ninjask. Ah già, Ninjask non c'è. C'è un casino di Pokémon che. Oh, Miss Majus, bella. C'è un casino di Pokémon che avrei voluto vedere. Invece niente, un cazzo. Perché ho lasciato Luxray davanti? Mo muore. Mi muore. Mi muore sì, cazzo. Cioè, aspetta un attimo. Vabbè. Voglio vederlo da vicino.
o Sneasler. Uno l'ho ancora visto in combattimento. Guarda bastardo cosa zuffa e mi ammazza. Che figo. È più figo così che nell'altra posizione, cioè quando lo usi normalmente. Madonna, Empoleon quanto è grosso. Che bello che è. Sì, c'ha dei puntini bianchi intorno perché le grotte sono renderizzate male. È un cazzo di ninja, ma poi c'ha il vento nei capelli. Va bene, bello Sneasler comunque, è rivalutato tantissimo. Andiamo di dare assalto potente. Beh, ci assomiglia un po', eh. A Gallade. Assorbi pugno ha fatto, non l'ho visto. E madonna, due mosse insieme. Lo sgravatino. Vabbè, di nuovo assalto, dai. Dopo ti mando un link in cui si vedono tutti gli antenati, va bene. Va bene, manda. Tanto una volta finito, cioè. Gardevoir, è vero, non l'ho ancora vista Gardevoir. Che bella l'animazione di calmamento, mi piace un botto. Mi piace meno che riescano ad attaccare così velocemente. Si stronzi. Beh, chiudiamo col cannon flash potente. Dai. Rip. Ciao, appena iniziato questo gioco, hai dei consigli? Magma TV 0. Ciao, benvenuto. Ma allora, quello che ti consiglio è... Boh, livellare tanto, ovviamente, come ogni titolo Pokémon... Però no, consigli veri e propri no, non ce ne sono. Cioè, goditelo tranquillamente. Cioè, vaga per la mappa, scopri, inizia a catturare tutto quello che vedi il più possibile. Che dir reso. No, comunque, cioè, non c'è davvero nulla di proprio di consigli da dare per iniziare il titolo al meglio. Cioè, è un titolo accessibilissimo. E divertiti a catturare i Pokémon Alpha, quello sicuramente, perché ti aiuteranno molto nelle missioni. Sono belli alti di livello. Magari anche gioca un pochettino nel cercare di catturarli già all'inizio, quelli un po' più forti. Io e Sora ne abbiamo visto non scappare, insomma, da quelle bestie. Comunque, hai mai giocato a terza gen? Certo. E lui è, si vede, parente di antenato di Lino, credo. Te la butto lì, poi non lo so. Io direi Lino, poi non lo so. L'avevo già detto. Infatti, Lino. Grazie, Magma. Grazie mille per il follow. Figurati. Io solo non abbiamo visto... Però ti spoileri il finale così, no? Io solo non abbiamo visto la nostra terra natia rasa al suolo dalla furia distruttiva dei Pokémon. Mi hanno perso molte persone care. Per questo il sogno di Soran è fare di Sui un luogo idilliaco in cui vivere sereni. E per realizzarlo è pronto tutto, anche ricorrere a mezzi estremi. Bello però, io voglio il suo outfit, posso avere il suo outfit? Per forza, per forza. Se da quello squarcio nel cielo venisse fuori un Pokémon, Soran si getterebbe nella lotta, senza pensarci un attimo. Offrigli la forza, salvalo. Infatti, di che terra parla? Ma poi il Pokémon, io non ho ancora capito se riuscirà... Cioè, già... Cioè, Arceus come boss finale? Attenzione, una musica divina. Il Kalos andrebbe approfondito a un botto. Cazzo, il finale di Kalos. Col cazzo di Floette di merda. Oddio, dove andiamo davvero? Tutto qui! Ma come? Tutto qui? È stato davvero un corridoio? Dai, mi aspettavo un'altra zona, però... Posso andare? Ora diventa... No, c'è proprio un muro. Belle le nuvole verdi, comunque. Ecco, ora è lui il cattivo. Che succede? Sì, ho capito, però mi aspettavo una zona con dei Pokémon, magari. Cioè, una zona un po' più ampia. Anche un dungeon ci poteva stare tranquillamente.
Sì, ho fatto. Ma un revitalizzante max. Ce li ho carichi i Pokémon. Ah sì, me li ha ricaricati. Pure, va bene. Va bene. Vediamo cosa ci dicono loro due, va. Però dai, davvero, bastava un dungeon, eh. Una roba un po' elaborata, la via Vittoria style. Questi meglio portare la catena rossa in cima al monte. Pokémon sta per apparire sulla vetta, probabilmente è il Sommo Sinnoh. Quindi andiamo davvero contro Arceus. E l'unico che puoi fermarlo sei tu. Sapevo che il Sommo Sinnoh sta per apparire davanti ai noi comuni mortali, Sauron pensa davvero di poterlo fermare? Il tempio di Agrigento è quello, come ho sempre detto. Ah, proprio così, vediamo cosa ci dicono d'altro. Stessa cosa. Ok. Che dei dettagli. Weird Recliver. Cazzo, se ci fossero state più strutture del genere in tutto il gioco, anche. Cioè, sarebbe stato figo. Invece di fare delle lande vuote. Oddio, ma che cazzo c'ha? Che cazzo c'ha l'armatura? Tu qui. Oh madonna. È Dark Souls totale. Mi dicono che conti di tenere insieme il mondo usando una catena rossa. Qualcosa di simile. Immagino che ciò potrà riportare il nostro mondo alla normalità. Tuttavia mi chiedo, non sarei bluffando? Quest'armatura. Lisi, tu ci vedi mille cose che io non vedo, porca troia. Si fidi di me. Ah, è vero! XY. Quello lì, il bestione? No, nel flashback del passato, quello della fine del gioco. Giusto? Giusto? Qua è troppo. Capisco che lo fai per proteggere il villaggio di cui sei a capo, ma sono argento anch'io. Ma se pensi che Zam abbia qualcosa a che fare con tutto questo, beh, ti sbagli di grosso. Il Super 4. Allora non è. Scusami, eh. Aspetta, eh. Super. Ma davvero? Super 4 di XY. Lega Pokémon. Ah, cazzo, è vero. Lui. In effetti è vero, è uguale. Cazzo, è vero. E che c'entra però con. Come collegamento? Cioè, lui è entrato di Rowan. Non lo so. Non lo so. Tutto. Un cazzo di trip. Se la mia fiducia dovesse essere tradita, come potrei rendere conto della mia ingenuità? Agli abitanti del villaggio. Saranno parenti? Ho bisogno di 4 ore e mezza di teorie di Saidonia per capire tutto ciò. Sei l'unico a voler dar tutto se stesso per il bene del villaggio di Giubilo. Anche perché qui, minchia, si saranno scatenati con le peggio teorie. Anche viaggi nel tempo, con Andy. Anche Zam è pronto ad affrontare qualsiasi pericolo. Eh sì, dunque. Ma quindi noi torniamo poi nel nostro mondo alla fine? Anche Perula sembra un sacco vero, anche a me. Infatti, io l'ho detto, o i misti o Vera. Sì, ho detto misti perché sa molto di anime, insomma, cioè del personaggio anche Vera c'era nell'anime, è vero, ora che ci penso. Tanto Vera mi piaceva molto di più di misti. Lasciamo che la forza decida come gestire la situazione. Affrontiamoci, vediamo che ripeterrà. Uno scontro. Zame, schieri i tuoi Pokémon, sarà una lotta senza esclusione di colpi. Oh shit! Oh shit! Non mi fa andare avanti? Ah, ok. Cazzo, non ho di non salvato. Bello Bravery però. Cazzo, sei bello. È proprio bello. Fammi vedere sti dettagli da vicino. No, no, no. No, no, no!
Scusa. Mi piace un botto. Lui mi piace davvero un botto. Ed è un Pokémon che non mi era mai piaciuto. Così è molto più figo. Rip. Dai, meno 3. Snorlax, figa. Forse Quina. Ciao. Ciao Luxray. Rip Roni. Cazzo. Beh, sì, dai. Mio fratello. Mio fratello, perché abbiamo lo stesso cappello. Devo farmi l'outfit abbinato a Decidueye, non ci ho pensato. Sì, no, va bene anche Decidueye, lui è tipo lotta pure lui. Bastardo! Bastardo! Allora, facciamo una forza sfera rapida. Sì, è lotta. È lotta. È lotta erba. Dai, ho fatto la rapida per fare due attacchi e non è servito un cazzo. Erba lotta, sì. È fisico? Mi pare, sai? Non lo so, Lisi. Però a me piace un botto. Non so a te, ma quelle Fable. A me piace un botto, sti gamboni giganti. A me fanno impazzire. Da dove lo vedo se è fisico speciale? Triplo dardo, va bene. Ormai è rip. Switch delle statistiche, ok. Info. Ah, ma ci sono le nature. Si usa in pollen, però. Ci sono le nature. Cazzo, non lo sapevo. Dai, chi è un bel cannon flash dritto in faccia, li faccio. Sì, dai. No, comunque, fantastici. Anche Typhlosion, devo dire che l'ho rivalutato un po'. Mi sono visto qualche video per vederlo meglio. E in effetti non è brutto. Dopo 40 ore di gioco mi sono reso conto della natura esatta. Ma soltanto sono cose che non guardo. Era proprio la curiosità, dire, ah cazzo, sì, ci sono anche le nature allora. Non pensavo. Ma coglione, ha resistito. Due psichico. Dai. Quanto cazzo è grosso Empoleon. Dio santo. Dai. Anche è strana la roba, cioè è innovativa come cosa il fatto che non ti chieda di switchare Pokémon quando manda l'altro in campo. Fa strano. Ah, voglio vedere Onda Schianto. Voglio rivederla bene. Perché è la mossa di Empoleon, quindi c'è un'animazione particolare. Figa. No cazzo. No, che non ti fa. No, nel senso che ti dice. Nei giochi vecchi dice. Vuoi cambiare Pokémon? Sì, no? Invece qua lo manda direttamente in campo, quello intendo. Cioè, qui non ti chiede di switchare. Certo, potevi metterlo nelle impostazioni. Anche. Non so se hai capito cosa intendo, Lisi. Nel senso, tipo, Soran sta per mettere in campo Golem. Vuoi sostituire Pokémon? Sì, no. Quello intendo.
Ok, lascio stare, va bene, non ho capito. Non ci siamo capiti. Ti devo delle scuse, Zame. Hai vinto, questo è quanto. Ti prego di perdonarmi, se puoi. Direttore Sorwan. Spero che tu sia ancora disposto ad aiutarci. Te lo chiedo per il bene del Team Galassia, per il popolo di Memordei e per tutti i Pokémon di Sui. Va bene. Non temere, Sorwan, abbiamo la catena rossa. Ok. Ci siamo? This is the end. Siamo ritornati giù, così di botto. Ma direi di salvare, magari. Visto che non l'ho mai fatto. 41 ore. Solo lui non mi ricorda nessuno in particolare. Ma lui chi? Lui Camilla. Intendevi uno degli altri. Mi sa che c'è un po' di delay, perché non riusciamo mai a comunicare bene. Ah, quello di diamante, Damon, sì, è vero. No, se non lo ricordate, figurate a me. Ardelio. Sei tu l'esperto. Lei è la vera waifu, altro che Noesis. La rossa è Vulcano. Sarà un'altra di. Che bestia che è. Ma aspetta, Vulcano è. Forse me lo ricordo. Tipo un ragazzino piccolino. Mi pare. Fammela vedere bene. Forse per la tipologia di capelli come li ha. Non l'ho visto in game, ma so chi è. Avrei detto capo palestra, perché vabbè, lo scoprirò da lunedì che continuo diamante. Sì, andiamo contro Arceus, davvero? Continuerò diamante e finalmente avrò un quadro completo della situazione. Le statue. Weirdir. Cleavor. Dio santo, guarda che bellezza. Bascu Legion laggiù. Lilligant. Cioè, sti dettagli di così. Cioè, perché non li hanno messi in giro? Che bello Bascu Legion. È troppo bello. Anche Electrode. Così. Sono tutti estinti. Sì. Questi sì. Infatti mi chiedo come. Cioè, se li metteranno nei prossimi titoli questi Pokémon. Cioè, come li ficcheranno? Saranno esclusivi di questo titolo e basta? Come puoi contestualizzarli nel mondo di oggi? Alterazione temporale, boh, sì. Tanto cioè, si inventano le peggio stronzate. Guarda che bello Bravery. Mazza che belli sti modelli. Tutto il budget del gioco l'hanno speso qua praticamente. A modellare questi modelli molto belli. Avalugo lo devo ancora capire. Comunque non lo capisco. Devo vederlo bene. Sì, ha senso. Budget ben speso, dai. Boh, ci vediamo domani. No, scherzo. Andiamo. Let's go, let's go. Diamoci una mossa, è arrivato il momento di usare la catena rossa. Un momento, ma che succede? Sento una voce nella mia testa. No, è nel mio spirito. La portatrice della catena. Che è da Supreme? È un post di da Supreme questo, palesemente. Subito. Perula, ma che stai dicendo? Perché dobbiamo catturarti? No, vuoi vedere che lei è Palkia?
sotto forma di persona, sarebbe fighissima come cosa. Che sono sino che se lo parlare nel mio cuore. No, la solo, sta solo possedendo. La portatrice della catena rossa è giunta, catturami dunque. Preparati per lo scontro imminente. Mamma mia, come l'hanno scritto, però non si può vedere, non si può vedere, davvero un posto di da Supreme. Tieni, prendi queste. 10 Ultra Ball. Chi cazzo stiamo per affrontare? A sto punto, boh. Vediamo se si sente bene l'audio. Allora ecco che vedi che la scelta che ho fatto ha portato a Palkia. Non male come cutscene. Anche a me non piace sta cosa. Cioè, mi piace la cutscene, ma non mi piace. Ah, davvero? Posso catturarlo? Boh. Anch'io avrei voluto vedere qualcos'altro. Non c'ha senso sta roba. Ma poi io mi aspettavo la forma alternativa. Perché c'è Palkia così? Ma devo trovare un Pokémon con che faccia mosse poco efficaci, però. Andiamo di Empoleon. No, se davvero finisce il gioco così, no, dai. Madonna, Empoleon è grosso quanto Palkia, porca troia. Proviamo a fargli un'azione. Un'azione rapida. Paura di ammazzarlo. Minchia, ma gli faccio un botto di danno. Sì, ho salvato, ho salvato. Paura di ammazzarlo, è vero. No. Hai crittato. Minchia. Qua non c'è manco ipnosi. Ma poi scusa, ma perché c'è questo Palkia? Io mi aspettavo l'altro. Che scam. Dai, tanto se è facile come ogni titolo Pokémon dell'ultima gen. Ma dai, vabbè. Dai, vabbè. Dai, ma che cazzo. Ma che cazzo. Ma io non ci sto credendo. La catena rossa si è spezzata senza l'aiuto di tre Pokémon del lago, non ce l'avremmo mai fatta. Ma sì, vabbè, ma difficoltà zero, davvero un ottimo lavoro, Zam. Ho osservato il tuo stile di lotta. Ho assistito la tua una grande. Sì, va bene. Sono un orgoglio. Sì. Venderesti insieme. Ma che cazzo dici, Luca? Vaffanculo. Sento la voce del sommo Sinnoh. No, del sommo Palkia. La sento echeggiare nel mio cuore. Alterazione dello spazio e del tempo. Le forze non sono in equilibrio. Si avvicina all'altro. In preda alla collera. Per questo sono sceso qua giù. Ma
Cosa? Dice che ne arriva un altro. Per tutti i mulinelli delle isole Vorticose. Delle isole Vorticose, attenzione. Ma la catena rossa è ormai in pezzi. Affrontare un'altra lotta del genere sarebbe troppo persino per Zame. Arceus? O l'altro intende Dialga? Dialga! È figo però Dialga. Maronna! Meno male sì! Io faccio screenshot a Google. Oh shit! L'altro sommosino. Ritiriamoci prima che si scateni una lotta. Presto, torniamo alla base della vetta. Ma Sorwan, non possiamo arrenderci adesso. Pazzi, morirete tutti. È questo che volete? Ma le zame, ritirate, ho detto. Ora ti faccio fare un volo da qui al Montargento. Il Montargento. Stallone oscuro. Ma infatti, boh. Che forza travolgente. Temo che dovremmo arrenderci. Studiare una creatura del genere sarebbe un'impresa voltata al fallimento. Sì, infatti, queste citazioni fantastiche. Isole Vorticose. Montargento. Che belle. Solo sentire parlare di Montargento. Oh, mi aspetti che vada a mangiare? Anch'io dovrei mangiare Lisi. Cioè, o mangiamo insieme, non lo so. Hai saputo tenere la testa in modo ammirevole. Ok, mille interrogativi anche per me. Che sia stata proprio quell'energia a far andare in collera i Pokémon regali, rompendo lo squarcio sotto forma di fulmini? Secondo me c'è altro, però, eh. Il vostro sommosino non era affatto fasullo, e nemmeno nostro. Che colpo di scena. Per non parlare del mo tuo modo di esprimerti, Sorwan. Vi prego di accettare le mie scuse. Damon, Perula. Non avevate torto nel credere nell'innocenza di Zame. E tu, Zame? Ti ho espulso dal Team Galassia senza sentire ragioni, costringendoti ad andare incontro in innumerevoli difficoltà. Va bene. Siamo fortissimi, siamo cazzutissimi, bene. Beh, mica potevamo starcene con le mani in mano davanti a quello squarcio. Minchia, raga, non mettermi gli occhiali, non ci vedo un cazzo. Sappiamo che agito come ritenevi necessario. Capo, se permette, ci sarebbe ancora in sospeso la questione del tempio di Sinnoh. Questo è l'atteggiamento che si addice a uno scienziato. Perché perdere tempo a rimuginare sul passato? Pensiamo al presente, invece. Un atteggiamento degno di fiducia. Signor sì, direi quasi che la presenza di Zame sproni ognuno di noi a migliorarsi. Finché ci sarà Zame alla nostra, non avremo nulla da temere. Bene, bene. È un po' preso per essere ottimista, la catena rossa si è spezzata, ricordi? Non c'è problema, non c'è problema. Il sommo Palkia mi ha spiegato tutto. Palkia, intendi quel Pokémon che ti ha parlato? Proprio così, mi ha detto il suo nome e mi ha detto anche un'altra cosa. La roccia da cui tutto ebbe origine? La catena rossa, il contenitore plasmato per mano dell'uomo. Unisci questi oggetti e allora solo potrai sanare il caos perturba il tempo. Inoltre, Somo Palkia mi ha detto che dovremmo tornare al tempio portandolo con noi. La catena rossa si è rotta, è vero, ma se ti bastano i frammenti, quelli li ho raccolti io. Quando? Non si è visto, però. Il contenitore plasmato per mano dell'uomo, che si riferisca alle Pokéball? Deve essere per forza così. Ma per quanto riguarda la roccia, non saprei proprio. Forse Rapan potrebbe darci una mano. Lui se ne intende di rocce minerali. E lo si trova spesso a raccogliere giù in miniera. In miniera, in miniera, in miniera. No, saluta Ivan Greco. Ottima idea, in effetti potrebbe saperci aiutare. Di nuovo, oddio, devo andare di nuovo da Rapam. Professor Lava, le viene in mente qualche altro dettaglio? Sì, adesso. Boh, non lo so, strano.
realtà sì, realmente l'elastica ricevuta da Weirdir e della tipo Pokémon Zamme, Mister Etelo mi ha detto che recano delle incisioni. Dammi un momento, sii gentile. Ecco qui. Sulla lastra gialla c'è inciso qualcosa. Questa lastra è composta da frammenti della creazione dell'universo. Deve essere un indizio, sure. Ma che significa? Significa che dobbiamo cercare una pietra con le stesse proprietà di queste lastre. E c'è di più. Se non vado errato, sei proprio casualmente la lastra gelo agli indizi. Se non vado errato, Etelo, o Etelo, non lo so ancora, ha proprio chiesto a Rapan dove si potrebbe trovare una pietra simile. Ora che ci penso, Etelo era venuto anche al Campo Diamante perché dice informazioni su delle lastre. Allora, rimettiamoci in cerca di questa roccia in cui tutto ebbe origine, ma che nome lungo. Propongo di chiamarla Roccia Origine. Roccia Origine. Ne esiste un altro. Azz. Perola, possiamo dunque contare sul vostro aiuto? Ma io mi metto Palkia in squadra allora. Chiederò a Rapan di raggiungerci qui alla base della vetta. Non mi ricordo di che livello è. L'invito non mi è mai arrivato, nonostante abbia rispettato, aspettato più che a sufficienza. Quindi decidi di farmi un favore accorrendo di qui di mia spontanea volontà. Damon, Damon. Dai, qualcosa da fare anche a me. Damon, proprio incazzatissimo con Melio. Sono il tuo leader, Melio. E questo è il tono con cui. Va bene, vabbè. Oh mio leader, ti prego. Sì, dai, vabbè. Solite le gags. Sì, va bene, andiamo avanti. Damon, non essere sciocco. Tutti noi abbiamo dei ruoli per cui siamo tagliati o meno. Fammi combattere. Ehi tu, a quanto pare più fregato di quanto pensassi. Questo ha rotto il cazzo, davvero. Porta con te questo premio, considero il mio modo di incoraggiarti. Puoi far finta che sia un onore sufficiente, che se ti aggrada. Oh mio Dio, tre tartufi dolci. Ok. Eccolo, Rapa, non dobbiamo andare da lui almeno. Quel cappello non ti serve per nulla. Quasi quanto il compito che ti è stato affidato, ma meglio, sei fastidiosissimo. Ok, i minerali sono importanti. In miniera, in miniera, in miniera! Se hai delle rimostranze, perché non lotti con Cleavor al fianco di quella specie di palla? Che hai detto? Ti sta prendendo un gioco di Electrode? Preparati a pagare le elettrizzanti conseguenze. Meglio dacci un taglio. Cioè, ma lui è davvero, sembra parente anche di Sandra. Di Yoto. L'ultima capopalestra. Non so dai capelli. Forse no, non aveva i capelli così. Però anche Sandra, top waifu, mi ricordo. Ora è una milfona, mi pare. So che è andata quella con un team pella, ti ricordo che siamo in mezzo di una crisi. Senti un po' Damo, la gente del campo in subbuglio. Quando si è capo subbuglio, se sì, dai, va bene. Sì. Rapan conto su di te. Eh sì. Va bene. La caverna primitiva? Ecco! Oh. Vedi, lo sapevo, io lo sapevo. L'avevo anche detto prima. No, non è vero. Sto scherzando. Pensavo fosse la grotta questa. Quindi questa grotta qui è inutile. Bene. È vicino abbastanza. Direi di usare Bravery però lo stesso. Oddio. Wow. Oh, la distorsione spazio-temporale ora deve apparire. Ma sì, dai, ci entro. Così Lisi mangia e poi si vede il finale. Cazzo, non c'è erba qua, dove posso nascondermi?
È un problema, eh. Chi è quello? Ah, è Bronzong. Sembrava un Munchlax Alpha. Oh, Graveler. Ok. Ma se facessi tipo così, mi metto tipo qua ad aspettare. Non dovrebbe attaccarmi Growler. Che mi sono perso? No, niente, un cazzo, ti stavo aspettando. Ciao. Era da tanto che ti stavo aspettando. No, perché ho visto una distorsione spazio-temporale, ho detto vabbè, la faccio. Aspetto che arrivi, che magari esce qualcosa di interessante. Prima di buttarmi, visto che c'è. Allora, intanto mentre aspetto, cazzo, dovevo mettermi Palkia in squadra, non ci ho pensato. Proviamo Palkia, va. Dove sta? Qua. Mazza, che bello, Bravery da usare. Mi piace un botto. Azz, mi sono fatto male. Merda. Ok, voglio vedere Palkia a sto punto. Dove sta? Non mi piace sta cosa che è stata, cioè, così scriptato. 65, attenzione. Beh, io toglierei Frozenness. Lo volevo tantissimo, poi alla fine l'ho cestinato così, però va bene. E vabbè. È un po' inutile. Allora, vediamo. Ah, devo fare ordine. Vabbè, non faccio ordine, sti cazzi. Dove sei? Vediamo Palkia subito. Che strano. Ma è tanto. Cioè, fammi vedere Empoleon. Ah no, è più grosso in effetti, eh. Ok, è apparsa la distorsione. Distorsione. Dai, vediamo cosa esce. Let's go. Oh, Octillery così a caso. Cazzo! No! 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 No, 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 no! Mio, mio, mio! Cazzo! Cazzo, è pure il 50. Ma quindi si trova! Io lo scorso episodio ho detto. Ma sì, ma tanto i fossili non ci sono! E invece l'hanno messo nella distorsione temporale. Infatti c'era l'indizio nella grotta. Fanculo. Porca troia. Non posso manco attaccarlo. Io provo a lanciargli le ball così. In modo molto ignorante. Non lo so. Andato ad indebolirlo. Pensavo non ci fosse. Sincero. Mazza che bestia. Mando Palkia, lo ammazzo. Mando Infernape, dai. Ma forse ho qualche mossa che gli toglie poco. Azione, dai. È un po' troppo poco, li toglie. Sì, lì abbiamo avuto la stessa pensiero. Vediamo se. Beh, a questo punto faccio. Andiamo di azione, bomb. Non voglio rischiare perché. Sti cazzo di Pokémon non escono mai. Devo stare attento con lo sdoppiatore. Proviamo. No, lo ammazzo secondo me. Perché poi usa sdoppiatore lo stronzo. E si ammazza da solo. Yes!
Buono. Tipo come non escono mai sti bastardi. Mica Octazooka. Puttana Eva. Puttana Eva. Porco due. Drapion, Magmar. Magmar devo ancora catturarlo in effetti, però cazzo devo ripristinarmi la vita il più presto. Cazzo, perché non ci sono le pozioni anche per te stesso? Sta cosa è bruttissima. Oh! Cazzo. Dov'è l'erba? No, ma mi hanno visto tanto. Madonna. 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 Oh, prendiamo i cocci. Dai. Next wave. Eevee, vabbè, Eevee, sti cazzi. Devo rimanere nell'erbetta. Inutile, devo star qua. Oh, cazzo. Vabbè, affrontiamolo, dai. Quale rumore? Mio Dio. Ce l'ho Dusclops, non mi ricordo più. Ah, dell'Octazooka. Sì, fighissimo. Fighissimo. Beh, è una bella mossa. È personale. Almeno. Dai, 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 dai. Sembrava il rumore dell'iperraggio dei vecchi giochi. Io li catturo così tanto per. Ops. Ops. Cazzato? Beh, già aver trovato Sheldon per me è una vittoria, sinceramente. Magmar mi serve, figa. Vieni qua, bastardo. Che poi potrei catturarlo anche tranquillamente sul vulcano, eh. No! Ah, vabbè. No. Perché sto lanciando le Mega Ball? Quando potrei lanciare le Ultra Ball? Vabbè, sono coglione, vedi che è colpa mia. Ho delle Piuma Ball, no? Eevee. L'ho preso Magmar. No, mi sa di no. Però vabbè, c'è quest'altro almeno. Chi è che mi ha visto? Eevee? No. Cazzo. Ma dai, ma. Minchia. Dusclops Alpha. Puttana Eva. Non mi sta entrando nessuno. Ah, ok, perfetto. Ultime parole famose. Vabbè, io li piglio tutti perché comunque li devo catturare. A go go. Ops. Ops. Ok, Drapion preso. Così non devo catturarlo. Vabbè, Magmar può anche rimanere lì, sinceramente. Che cazzo di mossa ha fatto veleno? Cosa c'è? Cosa c'è? No, i soliti, non vedo nulla di nuovo. Peccato. No, mi hanno visto, stronzi. Cazzo, mi ha visto Magmar, bastardo. Vabbè, io provo a. Oh. Ambipon Alfa no, non mi serve. Vabbè, dai. Sì, lo faccio evolvere subitissimo. Ma ho visto che c'è Dusknoir Alfa. Che si trova selvatico. Però sì, tanto vale farlo evolvere ormai. Stracontento per Sheldon. Sheldon. E già che ci sono, facciamo così, va. Faccio vedere una roba. Cioè, perché ho pensato, ho detto, ok, non ci sono loro. Perché passando di. Vediamo se mi ricordo bene la zona. Passando di qui. C'è un Rhyperior. Forse era. Sì, eccola, trovata.
Avevo visto questa grotta e ho detto vabbè, non ci sono. Li ho visti ficcati qua così e ho detto vabbè, allora non ci sono. Che poi ha senso perché ho detto, cioè non c'è la tecnologia per farli tornare in vita. Però non avevo pensato alle distorsioni spazio-temporali. E sempre in questa grotta, completamente a caso, guarda un po' cosa c'è qua. Qua dovevo andare. Io pensavo fosse per Itran. Come non c'è la Master Ball, esatta. Cazzo. Tu che dici, Rapan? L'origine è da qui. Tenendo conto della mia vasta conoscenza della sperimentata tecnica dell'aiuto, Disliggu. Va bene, Disliggu. Direi che con me siete nelle buone mani. Oddio. Oh, ancora. Ma tu sei Riris. Ecco dove eri finita. Come ti è saltato in mente di lasciare il team diamante? È una traditrice. Andrò solo tranquilli, non siamo qui per mettervi bastoni dalle ruote. Sostenere pure il tesoro che cercate, noi provvederemo a rubarvelo. Team Rocket style. Che palle però. Cioè, io ero entrato qua dentro a casissimo. Volevo far evolvere Sheldon. Sheldon. È prezioso perché rappresenta l'unico modo. Che bello importante. Sì, va bene, va bene, dai. Sì, va bene. Ok, va bene, bravo, esatto, c'hai ragione, Damon. Volevo solo che vi ritirate di mezzo e lasciate lavorare Rapan in pace. Siamo tre contro te, quindi siamo pari. Zame, lasciate Floris. Va bene. Sì. Vai, lancia il tuo Toxicroak come al solito. Raiden. Ma lo proviamo subito. Lo proviamo subito questo Palkia. Fendispazio. Voglio vedere l'animazione. Ma bellissima! No, devo rivederla. Aspetta, aspetta. Fammi un Indra ondata fast, così vedo anche come. Bello sì. Ma hai visto i. Ah no, devo vederla. Io devo vederla da vicino. Gengar? Bastardo, tecnica rapida. Figlio di puttana. Due palle ombra. Voglio vedere da vicino. Sembrava. Fammi vedere bene. Anche se muoio, non importa. È tipo vetro. Sì, è vero, Gengar come Agatha. Porca troia, che bella quella mossa. Ma sì, Luxray, dai. Fagli al culo. E Raidon come Terry. Non mi ricordo chi è Terry. Oh, non lo so. Cerchiamola. Terry Pokémon. Ah, è di diamante. Ah, sì, ok, è vero. Sì. È una parente di Agatha. È una parente di Agatha, sì. Beh, tutte queste cheat, per chi è proprio poké fanatico al 100% che sa ogni cosa, sono fighe. Comunque, sorella, ok. Troppi stanno cambiando, il team diamante farebbe comodo un membro forte come te. Scordalo, non sono fatta per vivere in catene. Lei anche è di diamante. E quella a destra me l'hai detto la scorsa volta. Basta aver giocato, ma io te l'ho detto, anche quelli che ho giocato non è che me li ricordo. Cioè, io adesso lunedì,
inizierò Diamante. Dopo 2 mesi che non lo tocco, mi devo riguardare velocemente le prime 5 live perché non mi ricordo un cazzo. Ti giuro, io non ricordo un cazzo. E anche Platino l'ho giocato ai tempi più volte, l'ho riniziato 3 volte perché non me lo ricordavo mai. Meno male che adesso ho le live che ho registrato i miei gameplay e posso ricordarmi effettivamente cosa ho fatto perché io non ricordo nulla. Ricordo solo la torre dell'ultima volta, quando mi ha detto di Spiritomb dove trovarlo. E basta. E mi ricordo la capo palestra d'acqua che è uguale a quella a sinistra. Ok. Te la faremo pagare, va bene. Vai. Potevano introdurli ninja in sto gioco, comunque. Un bel ninja Skunk ci sarebbe stato. Sarebbe figo vederlo. Anche se è ninja, immagino nella mappa, bello morto. Dove sei così, ne fa la bontola, va bene. Sì. Se così, le cose dice chiaramente. Tutte queste manovre contorte mi danno sui nervi. Sfruttare sfruttamento di Sligu. Fatto, sono riuscito a estrarre un po' di quel minerale, roccia origine. Tieni, Zame, te l'affido. Che bello, Sligu. Ma come cammina tra l'altro Sligu? Ah, si rotola. È tenuto una roccia origine. Minerale che cela un potere misterioso appartenente, secondo leggenda, al sommo Sinnoh. Ah, però è stato facile. È stato per niente facile. Sono io che sono un genio, almeno ringraziami. Va bene? Sì? Voglio esaminare a questo punto sta roccia origine, magari c'è qualche dettaglio. Ok. Dov'è? Non c'è. Non c'è come oggetto. No, nope, nope, nope. Non c'è. Registrati nel Pokédex 196. Così tanti ne ho catturati. Ah, però. Io pensavo di trovare Heatran qua, tra l'altro. Quando ho visto ho detto, ah, ma questo è Heatran per forza. Pieffo! Pieffo! Allora, no, non vado a questo accampamento perché ho paura che si inneschi la missione. Volevo prima vedere un attimo qua. Allora, Dusclops non so come si evolve, probabilmente con qualche oggetto. Drapion, bene o male, non ce l'avevo, non ce l'avevo. Poi devo liberare Scorupi. Octillery già ce l'avevo. Zoroark, questo è un alfa. Cazzo, no, non ho più spazio per gli alfa. Vabbè, lo metto qui. E vediamo se mi si evolve. Sì, penso di sì. Eccolo qua. Sì, Dusclops penso che serva un oggetto. Vai. Ho come l'impressione che per completare il Pokédex dovrò fare tante, tante di quelle distorsioni spazio-temporali. Già. Ma è così piccolo, Bastiodon. Minuscolo, me l'aspettavo più grosso. Vediamolo in confronto. Vabbè, questo è un Dusclops Alpha, figurati. Di fianco a ah, non c'ho più Infern, qui sono tutti Alpha. Vabbè, di fianco a Decidueye. Me l'aspettavo più grosso, sincero. Sincero, sincero. Vediamo se ho qualche oggetto per far evolvere Dusclops. Sì, ho Duskmar e vaffanculo. Sistematina. Allora, sarà qualche oggetto qua. Vediamo se ho. Sarà uno di questi. Che no, non ce l'ho. Cos'è la Nero Pietra? Bisogna usare su di lui. Non ce l'ho in ogni caso.
Copertura metal coperture per Raidon, magmatore per Magmar, ne ho addirittura due. Dubbio disco. Terror panno. Dubbio disco va su di lui. No. No. Ci vuole, come cazzo si chiama? Dio santo, mi sfugge il nome. Forse questo per fare. Oddio, il convertitore si chiamava. Eh no, non va. Da no. Aveva un altro nome. Aveva un altro nome. Forse per fare Prigon Z. Aveva un altro nome, cazzo. Va bene. Tanto fighissimo che ci sia. Cioè, è figo, ma è strano allo stesso tempo che ci sia Porygon in un titolo del genere. Fa molto strano. Dove cazzo è il mio Pokémon che avevo in squadra, mo? Ah, era Dusclops, vabbè. Possiamo toglierlo. Ok. Mazza, devo fare un po' di ordine qua adesso, eh. Allora, chi mettiamo? Vabbè, mio fratello per forza. Sposta. E Infernape. Tanto ormai si va diretti da Scizor dove. Ah, è vero, te lo sei perso Scizor, non c'eri. Nella distorsione spazio-temporale. Sì, ho trovato. Eccolo qua, Scizor. Tra l'altro Scizor ancora non l'ho visto. Ho catturato un bel Togekiss. Anche forse un Togekiss. Sì. Che li ho beccati che volavano, svolazzavano. Altri di nuovi nuovi che non hai visto. Credo non ci sia nessuno. Ah, beh, de devi vedere assolutamente. Anche Rotom ho preso. Rotom si trova selvatico invece. Devi vedere assolutamente Mr. Mime. Mr. Mime, eh? È una roba. È migliore. Hanno preso gli assets del. Gli assets. Gli asset di Detective Pikachu. E invece di dormire, si siede in piedi, cioè fa finta di stare seduto su una sedia e beve il tè. Solo che adesso. Mamma mia, Scizor, che bellezza! Che bellezza! Ah, che bello! No, fa troppo ridere, Mr. Mime. Eccolo! La fa, lo fa! Eccolo! Spettacolare! Bellissimo, geniale, sta cosa è davvero figa. Bel dettaglio. Ok. Boh, gli altri li hai già visti tutti. Ho preso qualche unknown, boh. E beh, Froslass. E Blee. Questi tre ho preso. Honchkrow. Sì. Bah, mettiamo via allora boh, Scizor. E Mr. Mime. Chi altro avevo? Non mi ricordo più. Chi avevo al posto di. Chi manca all'appello? Ah, Decidueye. Dov'è Decidueye? Ho perso Decidueye. Ah, qua, minchia, non lo vedevo. Non è che l'ho liberato. Ok. Bene. 197. Ok, possiamo andare. E tra l'altro, il bello di Mr. Mime è che non lo puoi catturare. Cioè, devo fartelo vedere, Lizzie. Cioè, non, mi spiace, ma è uno spettacolo. Non lo puoi catturare. Cioè, fai una. Devi prenderlo in stealth. Perché se arrivi diretto, puoi lanciargli Pokémon addosso, ma lui fa la barriera. Non gli puoi lanciare nulla. E appena ti giri ti attacca. Ok.
Beh, questi sono i dettagli belli. Cazzo, i dettagli belli. Non te l'ho fatto vedere questo, sì. Il mio infarto. Ti ho mandato la foto su WhatsApp, ma... Che bellezza. Ok, andiamo. Andiamo. Ok, siamo pronti. Dunque, è questa la roccia da cui tutto ebbe origine, o come la chiamo io, la roccia origine. Effettivamente si sente una certa energia, un'energia che ricorda appunto The Birth of the Universe. The Birds of... Si direbbero parole di qualche lingua straniera, che vuol dire, professore? Significa nasce dall'universo, dell'universo, mia cara. Ma adesso, bando alle ciance, torniamo tosti. Ok, tostapane. Ormai sono solo dei frammenti, ma tieni, questo è quello che rimane della catena rossa. C'è di preoccuparsi, troveremo il modo di adoperare quello che rimane di questo potente strumento. Grazie per aver raccolto i pezzi. Forza, Zame. Tira fuori la roccia, insomma, quel sasso speciale. Cos'è la roccia origine? Ok. Grazie. Ma Lisi, tu non vai in live da Ele dopo, no? Non mi ricordo che giorno. No, sei andato in live l'altro giorno. Mio caro Luca, per la prossima tappa abbiamo bisogno delle tue doti di artigiano. Possiamo contare su di te? Osserva bene il maestro all'opera. Cioè, aspettare un poco perché non andate a conversare qua fuori nel frattempo. Va bene. Ah, le 22 vai live? Ok. Quanto tempo ci mette quello scienziato? Sì, tanto io spero di finire il prima possibile perché come al solito mi viene fame. Sbaglio sempre a fare gli orari alle live a quest'ora, però. Aspettare con le mani in mano, se servisse a migliorare le cose, non avrei problemi a farlo. Sì, quanto è prezioso il tempo. Eh già, il tempo vola. Il tempo vola. Città fibra. Ecco, voi l'Origin Ball. Perché? Figa. Eccola la Master Ball. Pensa che bello adesso che gli lancio a Dialga questa qua e lo catturo. Farebbe abbastanza ridere. Incredibile che uno strumento così piccolo possa salvare tutti i suoi. Ma adesso esiste, visto? L'hanno creata loro. Ora la lancio questa e lo catturo Dialga al primo colpo. Ok? Perché ti parla al cuore? È la voce di Palkia? Si è preso disposto a darci manforte. Grazie al cazzo, in squadra con me. Somosino, detto impero, c'è Palkia, è un Pokémon strabiliante. È tutto pronto, Zame! Prendi l'Origin Ball e affrettati al tempio di Sinnoh assieme a Palkia. Quick! Dai. Ok. È la fine. È la fine. Va salvato. C'è Noesis. Ma ho sbloccato nuova roba qua, per caso. Sì. Dai, non mi metto a shoppare adesso vestiti, però voglio vedere se... Aspetta. No, solo questo. Dai, ma tre completi in tutto il gioco. Ah no. Bella. Verde foglia. Ok, vabbè, dai. Ce n'è di personalizzazione comunque, non mi lamento. Fascia. Ehi, la mascherina.
Not bad. Però va via il cappello, cazzo. Era figo la maschera con col cappello. Ma a me piaceva la tenuta da bandito, quasi quasi. Ma sì, dai. La prendo. Nera o rossa. Dai, cremisi. Adoro perdere tempo in queste stronzate, ma non dovrei farlo così in live. Toh, dai, scarlatto. Scarlatto, vai. È tutto? Sì. Voilà. Ok. Si prospetta una lotta di proporzioni epiche lassù sul Monte Gorora. Sei pronto a batterti? Sì, signora! Non ho sentito bene. Sì, signora! Così mi piace, giovanotta. Ascoltami bene, voi due. Il tempo e lo spazio sono due concetti inscindibili. L'erede comparirà al tempio di Sino e di Alga, colui che governa il tempo di tutto. Sono va bene, va bene, va bene. Sembrano sempre interessanti i discorsi, poi si perdono in stronzato. Sì, va bene, Palkia ci aiuterà. E se non lo mando in campo? Eh? Se non lo mando in campo? Comunque è davvero pittoresco questo villaggio. Sono dell'umore giusto per andare a comprare qualche vestito nuovo. Il mondo potrebbe finire da un momento all'altro e tu pensi a comprare i vestiti? Come me. E come me, Noesis? Vieni con me da Bershka, Noesis. Andiamo a comprare tante bellissime magliette di Evangelion. Ok, salvo. Avevo già salvato forse. Comunque 41 ore. Ok. Base della vetta. È un'altra zona questa? Ah, mi porta direttamente qua. Forse ho sbagliato, sai? Vabbè, ci vado, tanto è un cazzo di corridoio. Faccio prima a far così. Non mi ha visto. Io ci riprovo. Nel dubbio. Beh. Beh. 69 pure di livello. Ho fatto bene a passare di qua, in effetti. Vabbè, ci sta. Ok. Va bene. Fino all'ultimo questo gioco sorprende. Vai. Chi è questo? Ti stavo aspettando. Marco Togni, ciao. Non dubito che al campo base tu possa fare tutti gli acquisti di cui necessiti, ma ho pensato che potresti tornarti comodo ad avere un'alternativa più vicina. Guarda caso, funge anche da posto in prima fila per scrutare nel mondo dei miti. Ho intenzione di avvicinarmi ulteriormente una volta iniziato lo scontro. Ma non ti devi preoccupare della mia incolumità, sono in grado di badare a me stesso. Per di più, conoscendo le tue attività con i Pokémon, sono certo che risolverai la situazione ancora prima che possa succedermi qualcosa. Che possa succedermi qualcosa. Spoiler. Andiamo verso Dio. Verso Dio. Oh mio Dio. Ah, oddio, pensavo fosse un video. Ma non riesco a vederla bene.
Sono sempre stato convinto che il villaggio andasse protetto contro ogni presenza strana, che fossi tu o quel Pokémon del tempio. Tuttavia, mi hai mostrato che la mia intransigenza mi accecava, e ora so che posso contare su di te. Sei pronto dunque a lottare? Più che mai. Zame, il luogo è giunto a te. Che vuoi dire? Un tipico modo del Team Perla. Traduzione: se il destino ci chiama ad agire è perché siamo nel luogo giusto per farlo. In altre parole, rilassati, giusto? Ammetto che il modo di pensare del Team Perla comincia a piacermi a volte. Come sai, puoi contare sul nostro aiuto, anche se dubito che potremmo esserti utili in qualche modo. Va, Zame, proteggi il tempo e lo spazio di tutti gli esseri umani e dei Pokémon di Isui. O Isui. Non so, non ho chiesto più tutto il titolo. Isui. Isui o Isui? Boh. Mazza, figo. Che cazzo sta succedendo? Ah, vabbè, Palkia. Che belle però ste scene. Eccolo, l'orrore. Eccolo perché non c'era. Oddio. Oddio. Oh no. Cosa? Oh mio Dio, ma che davvero? Ma davvero? Oh. Ma stiamo scherzando? Non me l'aspettavo. Non mi aspettavo sta cosa. Sì, che poi che carrozza a parte. Non, no, no, ma infatti. Guarda che se. Ma. Sì, infatti, cioè, basta togliere quel cazzo di. Di triangolo che c'ha. Oh mio Dio. Ma che. Davvero devo combatterlo così? Oh mio Dio. Sai che tutto sommato mi piace, forse. È stranissimo comunque. Un plagganale. È vero, cazzo. Cazzo, devo schivare. Oddio. Minchia, qua ci muoio, finisce come ieri con Avalug. Ci ho messo 800 volte a farlo. Oddio. Dai, vorrei riuscire a colpirlo. Oh, fanculo. Quante ne fa? Fine? No, 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 muoio, muoio, qua ci muoio. Oddio. Decidueye, vai, il primo che c'era. Fammelo vedere bene. Fragor tempo. Oddio, ma è stranissimo. No, infatti davvero. Non avesse avuto quella cosa. Non. Vabbè.
Va bene, decido, anche se ci muore non importa. No. Vai. Cioè è stato davvero più facile di Avalug, non ci sto credendo. Oh! Cioè Avalug è stato molto più difficile. Era davvero una Master Ball. Io lo sto scherzando. Era davvero una Master Ball. Infatti. Allora, ce l'hai fatta, l'hai catturato, ci sei riuscita, vero? Se non c'era la Master Ball... Dovevano dartela, eh? Sì, me l'hanno data. L'hai davvero messo nel sacco? Yes, cattura eseguita con successo. Ma come? Dai, davvero? Non ci sto credendo. Hai fatto un ottimo uso dell'Origin Ball, impeccabile, come sempre. Fiu. Sono curioso di avere una compagna di squadra come te. Beh, ben fatto. Sniff. Ah, piange? Perfino Sora nel grande capo a volte si commuove. Siamo testimoni di un evento epocale. Urr. Chi ti ricorda, Damon? Aia, Sauron, che ti prende? Volevo solo assicurarmi che non fosse un sogno. Adriano. Forse più Rocco che Adriano, sai? Apriti tutte bene le orecchie. Ma nel link che volevi mandarmi non c'è Damon, le sue origini. E forse è vero, anche Adriano, sai? Adriano era un po' più gaio. In effetti, insieme abbiamo fatto fronte a una calamità come mai se ne erano viste i sui. No? Ah, non c'è lui Damon nel video, ok. Vi chiudo il link. Mandamelo già su WhatsApp, dopo lo guardo. Nostra vittoria merita una celebrazione, perciò verrà indetta una festa. Invito i membri di tutti i team, abbiamo una grandiosa festa da organizzare. Loro tre non hanno discendenti, ah ok. Una festa con il team, quindi sono personaggi originali. Ok, una festa col team Perla, oh madonna. In effetti ora sappiamo che il sommo sino venerato da ciascun team è autentico. Non ha più senso farci la guerra, di lasciarci il passato alle spalle. I nostri antenati rimarrebbero sconvolti nel vedere i nostri antenati. Nel vedere i nostri team ad andare d'accordo. Ma scusa, ma io mi chiedo, cioè, adesso cioè, ci sarà una risposta perché siamo qui. La domanda iniziale era di Arceus, quindi cioè, ci sarà sicuramente un post-game con Arceus. E lì ci sarà la risposta forse a sto punto. Però tanto no, non lo faccio in live. Assolutamente, di qua per oggi abbiamo chiuso. Ma di certo è un modo migliore per di proteggere lo spazio in cui tutti viviamo. Ebbene, gente di Sui, celebriamo il nuovo futuro di pace e armonia che ci attende. Sì, anch'io. Ma sì, ci sarà Giratina a sto punto, dai. Arceus, boh, catturabile. C'è da capire. Infatti. Sorriso finale. Ok. Cosa avrà voluto dire?
Boh. Ho iniziato questa live dicendo che non avevo buttato 60 euro. E rimango dell'idea che no, non li ho buttati 60 euro. Sicuramente merita meno. Potevo aspettare sicuramente un po', però non lo so, sono spaccato. 30 sì, ma anche 39,90 ci stava, eh? Cioè, il punto è che secondo me Pokémon dovrebbe cercare di riuscire a scindere ciò che è questo e ciò che è il competitivo e creare due prodotti diversi che prendano due tipi di persone diverse, quindi il competitivo per alcuni e l'avventura più per altri. Io che faccio cagare competitivo, che non ci capisco nulla e preferisco l'avventura, lo scoprire e il collezionare, preferisco nettamente sta roba ormai. Cioè, questo secondo me è una formula che ce la voglio vedere replicata e migliorata assolutamente. È una bomba, è una buona base, secondo me. Cioè, non è proprio tutto da buttare. Speriamo. Poi tra l'altro nella confezione, a parte fare pubblicità a Diamante e Perla, dice che ci sono le missioni per chi ha, aspetta, perché ha Spada e Scudo e Diamante e Perla per prendere Darkrai e Shaymin. E ho anche una piccola idea dove si trovi Shaymin. Sì. Sì, infatti, cioè, se io non avessi comprato Diamante e Perla, non avrei potuto catturare Darkrai qua. Comunque vabbè, a me va bene, eh. A me va bene, cioè, perché se ripenso ai tempi, ai nostri vecchi tempi, faccio l'anziano adesso, quando per andare a prendere un Pokémon devi andare a Mirabilandia col tuo Game Boy. Chi cazzo ti portava a Mirabilandia? Che genitori aveva? Genitori ricchi mi portavano a Mirabilandia, a me portavano alla Pellerina al massimo. Manco. Ma posso skippare o devo guardare tutta sta roba? Ops. Niente, non si può skippare. Mark Pedini, English Europe Designer. Wow, quanti nomi. Pensavo avessi lavorato solo in quattro a questo titolo. Una roba che mi devo ascoltare bene è la colonna sonora. Questa merita tanto. E non ho neanche visto, è vero, chi l'ha composta. Dai. Yeah, grazie per aver giocato a questa avventura. Cattura non è riuscita, ma come? Volevo salvarmi questo bellissimo screenshot. Manco hanno fatto vedere la festa. Si sono alimentati a un JPEG. Arceus Fon sta reggendo qualcosa. Incontra tutti i Pokémon. Ma veramente, io preferirei andare a mangiare, sinceramente. Ok, Dialga 65. Ma volte che l'ho visto usare Fragortè. Ma scusa, ma io ho catturato Dialga. Quindi aspetta, fammi capire. Io ho Dialga e Palkia. Il Dialga che ho è nella forma di Sui. Quindi infatti adesso vediamo. Buon di Zame. Tu che ne pensi? Dici che possiamo stare tranquilli ora che lo squarcio si è chiuso? Bene, in ogni caso ora dobbiamo dedicarci all'incarico originale della squadra. Completare il Pokédex ovviamente. Sì, infatti subito voglio vederlo. Dobbiamo andare in ufficio per stabilire come procedere d'ora in poi. Non fare tardi.
Il fatto che, cioè, se ci fosse stata... devo sbloccarla però la missione di Shaymin. Quella l'avrei fatta adesso. Però no, dai, siamo 2 ore e mezza, poi ci sta. Ho fatto esattamente come immaginavo. A me sembra normale. Infatti è normale. No, non dirmi che sono esclusivi delle boss fight. Cioè, a sto punto quello brutto lo voglio. No, vabbè, dai. Infatti, quando si torna in futuro. Scusa, eh. Ah, tra l'altro, è vero. Stenditoio. C'era un indizio. Dove cazzo è lo stenditoio delle case? Aspetta. Aspetta prima di vedere. No, secondo me ci sarà. No, dove cazzo è? Stenditoio della casa. Dov'è? Vediamo se era vero. No. Sembra che sto dicendo cose a caso, però era un indizio. Aspetta, vediamo se è vera questa cosa. No, non è vera. Mo capisci, aspetta. No, dai, dai, allora no, è una stronzata. Stendito. Sembra che sto impazzendo, mo capirai perché. C'è un indizio. Guarda Vespi Queen, che bestia. Enorme. No, perché ho trovato nella scorsa puntata sta cosa qua. Ovvero che per trovare le unknown. Cioè io mi stavo scervellando per come prenderli, ma c'è scritto. C'è scritto già anche quelli che non hai sbloccato. Cioè, c'è su tutti, guarda. 2 corni sul mare. 3 colonne in un mondo gelido. C'è scritto dove trovarli tutti. E ce n'era uno che avevo letto che era stenditoio, c'era scritto. Adesso non mi ricordo dove. E quindi volevo verificare se era vera sta cosa, perché stenditoio... Significa che ci sono degli unknown anche qua, forse. Perché anche loro li devo pigliare tutti. Però non vedo nessun stenditoio. Sembra strano. Guarda i tetti. Forse qui in mezzo anche. Perché effettivamente l'ho verificato che uno si trova lì. Però non mi è chiaro in questa mappa dove si... Aspetta, c'è anche qua però, eh. Questo non è uno stenditoio però. No, non c'è. Ma guardiamo i tetti. Ah, ma ci sono anche le case qua, che coglione. Che coglio... Però, togliermi il dubbio di una roba. Come fa? Io voglio far diventare di alga forma. Forma strana. Non si può. Dopo me lo cerco online. Non me ne frego un cazzo. Mi spoilerò tutto. Quello che mi devo spoilerare. Ma io voglio avere di alghe qualche in quella forma. Stenditoio. Ce ne sono qua? No, non ci sono. Dimmelo, dimmelo, no. Gli devi dare un oggetto. Ecco. E che oggetto è? Dove lo trovo? Ah, questi sono i stenditoi. Boh, sicuramente c'è un unknown qua e non lo vedo. Per forza qua, dai. Ma... Boh, sembra strano.
Nascostissimo. Forse qua dietro. Non lo so, non lo trovo. Non lo trovo. Comunque sì, gli devi dare un oggetto. Quale però? Vediamo se ci dicono qualcosa dentro. Prima di chiudere. Così chiudo in bellezza. Ah, ma scusa, tu sei di nuovo qui? Quello che devo fare giù l'ho fatto. Ora posso pure andarmene in pensione in qualche posto caldo. Tipo ad Alola? Vorrei spostare la telecamera io. Lizzy, non... Anche i tetti li ho guardati. Ma poi lì come cazzo li guardo? Guarda che bello Weezing di Galar, tra l'altro. Ci sta. Ah, giusto. Sì, vabbè, però il posto caldo. Ho pensato alla Lola. Aspetta, anche qua c'è il stenditoio. Lo sapevo. Vedi che non sono pazzo. Ci sono anche qua gli unknown. Cazzo. Buono. Vediamo se loro vendono gli oggetti. Sì, 7 palle orbe, no. No. Che queste te? No? No. Non penso che sia un oggetto vendibile. Beh, buono, sono soddisfatto che ho trovato l'unknown, quindi devo cercare gli unknown anche qua. Poi per i cazzi miei un po' cerco di completarlo, di portarlo al 100%. Il gioco, attenzione. C'è una missione. Ti sei divertita alla festa? Avrei voluto vederla. Sono distrutta. Comprensibile. Non ho mai visto scopo scuola, va bene. Tutti ubriachi. Non so di cosa parla, professore. Mi ha chiaramente confuso con qualcun altro. Piuttosto veniamo al Pokédex. Come procede? Sono top in top. I direi perché si sono significativi e regolari. Ma nascondo che forse dovremmo dedicarci di più con più zelo agli incarichi Pokédex. Tuttavia viene considerato che alcuni Pokémon sembrano esistere solo nelle leggende di Yasui. Ok. Mi stai dicendo che Dialga e Palkia non li posso avere? Bene. Perdonami se non ho potuto fare a meno di ascoltare. Ok, cercate di sapere. Sì, va bene, cosa vuoi dirmi? Sono coscienza di diversi aneddoti riguardanti i Pokémon leggendari! Oh, yes! Lui ti sblocca le quest, allora. Ok, aspetto sulla base. No, io devo andare a vedere subito. Sulle tracce della leggenda. Cazzo. No, vabbè. Io volevo staccare, però qua no, io devo sapere. Io devo sapere subito, che cazzo. Devo sapere subito, cazzo. Allora. Beh, la caramella va a Luxray, su, sicuro. Sta roba la metto via. No, adesso andiamo subito a scoprire. Andiamo a vedere un po' di lore. Ma dai. 40 ore, però in realtà io ho cazzeggiato molto, eh. Molto, molto. Quindi secondo me in 20 ore lo finisci tranquillamente. Ecco, dove c'era la prima scritta? Che bello che è tornato il cielo normale, non ce la faccio più a vedere quella merda. Zame. Osserva molto attentamente, amica mia, noti qualcosa? Ok,
Vedi questi motivi simili a Pokémon? Personalmente ritengo si tratti di lettere o, per essere più precisi, di geroglifici. Visitando le rovine disseminate per Isui, penso di aver intuito quale sia la storia che riporta l'incisa sulle loro pareti. Allora, Arceus. Secondo non lo so. Mascu Legion. Vabbè, Azelf, non mi ricordo mai che è. Vabbè, c'è Re Gigigas. Quindi c'è Re Gigigas. Quello in mezzo è Darkrai, no, non credo. Poi gli altri due, Uxie e sti cazzi. Sotto non lo so. Di nuovo Mascu Legion, Palkia e poi non si vede. Mamma mia, però che qualità di merda. No, è la gesta di un eroe dal cuore coraggioso che partì in compagnia di un Pokémon con cui aveva stabilito un forte legame alla ricerca dei frammenti di una divinità completa e perfetta. La divinità onnipotente, il creatore dell'universo, secondo me. Quindi forse questa è la quest per arrivare effettivamente ad Arceus, però secondo me devi completare il Pokédex per arrivare ad Arceus, perché c'è la missione che ti dice all'inizio del gioco e alla fine. Quindi a sto punto. Ma forse questo nome non è nuovo, dico bene? Può darsi. Eh sì, in effetti ce lo dice all'inizio. Mi sembra aspettato altro da Salvatrice di Isui. Quanto riguarda i frammenti invece, le trattassi delle lastre, non v'è dubbio. Esatto, mi riferisco a quelle che hai ricevuto dai Pokémon regali che hai placato, per esempio. Sì, che poi le aste servono per cambiare il tipo d'Arceus, quindi. Sul resto. Sì. Respiro dell'essere originario era solo a risuonare nell'universo prima della creazione. Essere originario a cui si riferisce il messaggio che hai appena letto nel momento che è Pokémon uscito come Arceus. Sei tu. Tu sei lui, così. O sei Arceus. Dobbiamo recuperare tutte le lastre, Zam. In effetti ne manca qualcuno. C'è il piede di lui che si muove. Non so se lo vedi. Sei sicuro? Si fa un botto di sega. C'è il piede glitchato. Si sta muovendo. Fa tipo. Non si vede in live. Cazzo. Va bene. Guardalo. C'è il piede che si muove, è glitchatissimo. Mamma mia. Io qua se continuo non mi stacco più, però. Non mi stacco più. Devo anche andare a mangiare. Sinceramente. Oddio, quanto mi era mancato. Ah, vaffanculo, pensavo fosse uno shiny. Porco, ogni volta sto Stuntler di merda. Minchia, batticuore. Dio santo, Fede, ribattiti. No, non sono aumentati, però. Oh mio Dio, lo cazzo di suono di shiny, mamma mia, mi emoziona sempre. Sì, comunque un video di Saidonia me lo devo sparare per forza. Ok. Quindi la grotta che dicevo, nella zona quella marina, ci sarà un leggendario per forza a sto punto. Eccoci qui dunque, Zame. Stando alle mie ricerche. Ma in che senso, scusa? Cazzo, ho tolto pure Infernape. Facciamo una roba. Ma poi ce l'ho già Bespup in alfa. Voglio vedere le mosse di Dialga. Se c'è la stessa. Vediamo. Fragor tempo se è uguale. Vediamo come si vede. No, è diversa. Più bella quella di Palkia, nettamente. Beh, spazio e tempo, in effetti c'è differenza. Rivediamo.
Voglio rivedere quella di Palkia. È molto più figa, quella di Palkia. Fendi spazio. No, è proprio bella. È proprio bella, cazzo, sta mossa. Bella, molto molto bella. Lassa pietra. Ah, oddio, no. Devo battere degli alfa per ottenere le lastre. Torniamo dunque. Sì, va bene. Vai, ci sono altre da trovare. Per tua fortuna conosco qualcuno che potrebbe sapere in abbondanza il fatto di lastre. Noesis. Chissà dov'è Noesis adesso. Andiamo alla dimora. E direi di chiudere l'episodio qui a sto punto. Devo uscire e rientrare dal villaggio, davvero? Perché non mi dà di alga catturato? Scusa. Strano. Mi dà palchi e non mi dà di alga. Comunque, cioè, la cosa assurda è che ne ho catturati. Adesso voglio vedere una roba. Torniamo al villaggio. Non me l'ho disegnato. Strano. Strana sta cosa. Allora, il Pokédex ne ho catturati 169, però effettivi ne ho catturati 42, perché io devo fare le mosse, devo vederli in combattimento, devo catturarli alcuni più volte. Quindi per completarla al 100% è lunga qua, eh. Cioè tipo, sì, io ho Gengar, però devo fargli fare tre tecniche rapide almeno. Vespiquen devo fare tutte queste cose. O forse no. No, 2, 4, 5, non lo so. Perché il livello di analisi 9, deve arrivare a 10. Quindi sì, forse devo fare una cosa e poi ottengo il 10. Quindi è lunga, eh. Cioè io ho catturato... Vabbè, qua ho catturato uno Zoroark e mi dà 8. Perché l'ho visto usare 3 volte quella mossa. Ah, ok, così. Però è lunga. Le un nonno ne ho presi 15, mi mancano 28, ok. È bello lungo comunque da fa. Però sto di alga perché non c'è, scusa. Scam. Ah, ecco, c'è. C'è, però non me l'ha dato. Beh, cioè, come faccio a completarlo nel Pokédex di alga a sto punto? Devo fargli le mosse allora. Sì, infatti. Ah, uno di uno, ok, vedi, è così. Sì, devi fare una sorta di obiettivi comunque. Però strano che non me l'abbia dato, quando ho reso conto di prima. Allora, torniamo qui. Andiamo da Noesis e poi... Boh, basta. E basta. Anche qua forse ci sono degli unknown, non lo so. Così vedo finalmente questa dimora senza quel cielo di merda. Nemmeno uno spazio così piccolo si sono impegnati a modellare, comunque. Cioè proprio, ma sì, mettiamo due erbette qua, mettiamo due fiori posizionati, cioè, che manco Animal Crossing. Cioè, mettimi delle robe così in giro, non lo so. Che tristezza. Che tristezza. Vediamo cosa dice lei. Magari c'è qualche dettaglio importante. Vai, Noesis, dici. I miei complimenti, davvero un'impresa di non poco conto. Dunque, Catena Rossa ti è stato utile, non è vero? Lui da dove è apparso, però vabbè. Hai portato a compimera nell'armadio. Complimento alla tua incombenza, questo ti fa onore.
ho detto, a cosa devo questa tua visita? Posso fare qualcos'altro per aiutarti? Diretti, dai, si tratta di Archeus. Forse avete parlato dei miei antenati, se così si possono chiamare, sai, una storia ormai vecchia di 2000 anni. So solo che a quei tempi gli antichi Sionniani veneravano Archeus, ritenendolo il creatore della regione di Isui. Pare inoltre che frammenti di Archeus, vale a dire le lastre, fossero state affidate agli avi di Cleavor, di Weirdly e agli altri Pokémon. Spero che una donna erudita come lei ne sapesse di più su Archeus e sulle lastre. Speravi male allora, giovanotto. Quindi non sa un cazzo. Bene, se qualche informazione fosse giunta al giorno, i nostri credi che davvero che il team Diamante e Perla avrebbero confuso Archeus con Dialga e Palkia? Sì, sono entrambi i discendenti. Sì, sono entrambi gli antenati. Antenati. Sì, vabbè. Ma non ho capito che grado di parente l'hanno loro due, cioè. Infatti, io vorrei capire perché siamo in questo mondo. Non capisco. In tal caso, non vedo perché non darvi una mano. Cioè, rimaniamo per sempre bloccati in questo mondo? Isui nasconde molti altri Pokémon straordinari. A essere sincero, non so quale sia il nesso tra un Archeos, ma cercateli. Cercateli. E forse troverete anche ciò che sperate. In sostanza, finisci il Pokédex e arrivi ad Archeos. È così. Or dunque, ti racconterò qualcuna delle storie che conosco. Dimmi quale vuoi ascoltare. E allora, Archeus, i giganti del tempio. Buona sega, quindi merda o merda in HD? Mentre ti scrivo, la pubblicità lunga. Ok, va bene, ottimo che c'è la pubblicità. Allora ti rispondo dopo. Dimmi quando ho finito la pubblicità. Sì, i Regi, Palese, Cresselia, Itran e i tre cosi. No, è. Ok, cioè non è merda, ma non è neanche un lavoro decente. È sotto l'accettabile, secondo me. Io gli darei un 6 più. Che poi dimmi quando finisce la pubblicità, se sono in pubblicità. Sì, vabbè. Infatti aspettavo. Io voglio sentire dei giganti. Ora arriva Albino, Albino dei Terrapettisti. Mistero del Tempio di Puntaneve. Prisolvio doveva aprire la porta sigillata. Ah, e mi sblocca così le missioni. Or dunque ti racconterò qualcuna delle storie che conosco, mica le vuoi ascoltare. La luna crescente. La luna, dovrei rivolgersi davvero. Oh, recati le pendici corone e forse ti verrà l'illuminazione. Ma davvero? Ma manco approfondire un po'. Cioè, ti racconterò le storie. Dai, no, l'origine. Ah. Aspetta, io voglio vedere qua. Voglio vedere qua sta cosa. Sì. Sì. Non mi fa uscire, tra l'altro. Il vulcano, su via, non è ovvio di andare all'isola mangiafuoco. Stai calma! Quindi Itran è là. Sono a posto, grazie. No. No, scherzavo. Sì, infatti, cioè. Sta waifu del cazzo. Devo cercarmi pornazzi adesso subito. Ah, Dio. Dai, voglio andare alla spiaggia origine, a sto punto. Ok, ho le missioni, quindi. Vedi, proprio così diretti. Sì, grazie. Fammi vedere se c'è qualcosa. Noesis si chiama. Io voglio vedere sta roba. Andiamo alla spiaggia origine.
Così chiudiamo tutto da dove è iniziato. Come sospettavo, le chiavi sono i Pokémon. Zame, i Pokémon! Decifrando le incisioni sul retro delle rosse, potremmo scoprire come incontrare Arceus. Affidati alla ricerca di Pokémon che ha menzionato Nisus. Nel frattempo seguirò alcune delle mie altre piste. Arceus, creatore dell'intera regione di Sui, mi chiedo che... Sì, va bene. Va bene, va bene. Fammi andare via, fammi andare via. Sì. Anche sta cosa, cioè che non... Devo teletrasportarmi al viaggio Giubilo e poi devo spostarmi nell'altro, non so, non c'è senso. Un altro video. Zitto, zitto qua, non finisce più sto gioco. Oh. Sorwan. Sotto informato la signora Noesis. Quanto pare si è in cerca di alcune lastre. Mi sembra insieme dietro. Sì. Andiamo al saggio origine, seguimi. Attenzione. Attenzione, io sto salvando in continuazione perché ho paura che sempre che si inneschi qualcosa, però. Facciamo così, faccio prima. Direi di sì. Chiudiamo qua da dove tutto è iniziato. Che poesia, con un tramonto. Con questo tramonto. Questo tram... sì. Un po' una merda. Ok. All'armatura di nuovo, Sorwan. A spiaggia origine, luogo dove effettivamente molte cose ebbero inizio. Ma è il momento di sprecare il fiato. Schiera i tuoi Pokémon. Grazie per aver seguito questa serie. Grazie Lisi della compagnia. È stato molto, molto, molto bello questo gioco. Mi è andata via tutto il layout, aiuto. E niente, sicuramente ci giocherò tantissimo. Ah, sì, tu però l'hai seguita di più. José, secondo me, adesso è andato a segarsi su Noesis. Comunque, oddio, oh mio Dio. Comunque, boh, non cambio idea, cioè, rispetto a quello che ho detto prima. Sì. Cioè, accettabile, sotto l'accettabile. Noesis. Noesis. Però vabbè. Niente. Spelling. Noesis. Noesis. Ecco, l'ha scritto Lisi. Non gli vale 60 euro, però. Va bene. Dai, va bene. Va bene. Come esperimento. Migliore Grimficco. Migliore Grimficco. Vaffanculo. Vaffanculo. Te li do i soldi volentieri, ma fammi bene un titolo. Bene, mi è uscito un po' il masseo mentre dicevo sta cosa. Comunque, vabbè, se non avete mangiato, buona pappa. No, tu Lisi bastardo hai mangiato prima. Dicevo un botto di fame. E boh, se vediamo. Tu mangi, allora buon appetito anche per me, che sto morendo. Prime DBD, skin di Dwight. Ah, sì, non l'avvio più. Ci saranno 8.000 aggiornamenti da fare. Però sì, vado. Bene, Lisi, quando lo continuerò, se lo continuerò, ti aggiorno con le ultime cose, che magari si scopre qualcosa di interessante più avanti, che cazzo ne so. O magari appena finirò il Pokédex, se lo finirò. Però si ritorna poi lunedì con Diamante, splendente, e bom. Ciao belli, ciao ciao ciao!